Almeno non No. credo. Adesso siamo in streaming. 5 minuti. Ma quell'altro non era neanche entrato solo il 20. Era entrato, l'ho espulso Ma molto velocemente perché mi stava in mezzo alle scatole. ti ha dato una Che spiegazione, un qualcosa? no, non gli ho dato manco il tempo, sai. Proprio, Cosa? ma non ti ho detto niente, scusa, non ci sono stato. È la già seconda volta che lo fa. A me è una seconda volta che una persona mi fa una roba del genere, dico, ok, te non giochi più con me. Che senso una seconda Giustamente volta? oserei dire. E nella one shot, ho fatto una one shot a tema investigativo. Ah, Ho quella detto lì sì, è dove partecipo. Ed è sparito. deve essere lui il terzo, quindi. Sì. Ah. Ma Ma io la prendo. sono qua. Astecca, stecca, astecca. Voglio rompere le gambe a lui, Dica. dai, almeno fai No, qualcosa di buono. Quei talks, siamo in live su Twitch. Però se lo Uno, merita, eh. uno, Lo merita. allora, signori, solo perché possiede una collezione di coltelli non vuol dire che li usi. Certo, poi, quando il solito Maranza ti si avvicina per chiederti le sigarette, lo fai. Signor Twitch, mi dissocio. Io lo Ciao, signor muterei. Twitch, ci No. associamo. Ci No! fa bannare, ci fa bannare. Ragazzo bianco, pelo 185. Quinto, non cantare che dopo ci becchiamo il copyright perché tro canti troppo bene. Ah, allora, benissimo. Mostra tutti i coltelli, Forse però. Mostra tu tutta la collezione. non so se sia il caso, sai, non so. Sì, Ci sto su no. Twitch. Oddio, c'è gente che bestemmia su Twitch, non la bannano. Non voglio provare, grazie. È diverso, c'è una questione linguistica e una questione di potrebbe essere un'arma. Ok, Twitch non è molto a favore delle armi. Me vedrei. Vorrei vedere. Cioè, no, aspetta. Per questo ne tiro fuori uno senza lama. Cioè, un Un manico tiri fuori. manico. Esatto. Adesso Un mi bando battle. comunque perché è arma potenzialmente pericolosa. Ah, se lo vedi in occhio a qualcuno lo Quindi, accechi. ogni Ma attacco non ci quindi assomiglia estremamente questa. quello. Spiegamelo. Appunto, Faccio più male a pugni. è più affilato un coltello da burro. No, se lo vedi in occhio a No, qualcuno gli ma fai male. letteralmente puoi tagliare meglio con una gomitata. Io dico solo Ah, questo. infatti mai mostrare i gomiti a Twitch se no ti banna. Per E che arma. cazzo, no. Niente, Per vabbè, non Twitch. posso fare una sega. L'estate non sai quanti bannati. Welcome to Darkest, volevo dire, welcome to Twitch. Io non vedo Ender Boss però dettagli. Mi si aspetta che mi si Neanche aspetta. io. Mi sa perché Ender Boss non ce l'ha. Quintox, se ce l'hai su del 20, Me la non ti sono si attiva la appena avviata. videocamera. Me la sono appena Un avviata. attimo che sono Però non mi. incasinato. Io non vedo la mia stessa videocamera, boh. Perché se hai Dol 20 che ha l'immagine attiva, anche se l'hai disattivata, anche se non si vede, è Ma comunque l'ho te già l'occupa. disattivata la videocamera. Ok. E quindi, no, nel senso, devi andare su la rotellina di Dol 20, quella che sta tutta all'esterno a destra, e vai giù su audio e video, e ci sta Others can neither see, I can neither see, metti none, e togli la possibilità di sentirti o vederti, così Ok, ho non ti messo non ok, sul mi si vede. 120, ricarica Solo la la scheda. testa perché è inclinato male lo schermo. Ok. In che senso ricarica la Ricarica dal scheda? 20. Cioè, Ma ricarica la mi scheda. vedevate solo il 20? Tanto No, appena si però inizierà a fare lo estensione vediamo, devo togliere la fotocamera, dovresti se no essere. piascio. Però Dovresti non mi si vede essere. comunque. Allora non è il 20 il problema. Ho provato. Ah, adesso mi vede. Aspetta che Adesso ti vedi. intanto. Camera di merda, però. Vado a fare un po'. Vabbè, se Vabbè. Ma laghi conviene non farlo. Aspetta che infatti faccio un dopo po' la di stacco spam. Un anch'io. attimo, ragazzi, che devo spannare e Adesso spammare. 800 ping da te. Ho su 8000 canali diversi. Comunque. Io Voi non quanti riesco ping a avete sistemare la luce in come stava prima io. Oh, io a me mi si vede totale? arancino, Domanda, boh. voi quanti ping avete in da tutti i server? Allora, Uno? non so come cazzo si vedano. E apri da Penso di non telefono e. poterlo neanche contare. Boh, io almeno No. due.
apri da telefono, c'è tipo in fondo a sinistra il coso. Io ho più di 3000 ping. Croccante. Eh? Croccante, come disse un saggio. Un saggio, come disse uno che ha girato il mondo in là, ha girato in lungo e largo. Laggato? Come disse qualcuno che ha girato in lungo e in largo, ha visto un sacco di cose. Non so se la saggezza arriva da quello. Guarda che molti miei amici non sanno perché io dico croccante, no? Che in realtà è nato Pesca. prima di... No, è nato prima di quello. Era una Ah, frase che avevamo presumibile una sentito citazione prima. da Alex Theory. Come fai a Ma sapere dove vivo? comunque fanno abbastanza schifo le galette, devo Cosa dire. fai a sapere in che palestra vado? Ma io non lo so, io giro per TikTok e vedo sto qui che... Simo! Tutti i video così mi spavento ogni volta. Sempre Non così fa. compro, scherzi. Twitch, Ma una non volta ho avuto comprate uno le scherzo in galette di Alex palestra. No, Theory. Non sono buone. sono No, quelle buone. In salate realtà no. sono buone. Quelle dolci sì. Forse, Diciamo, non... sta Quali hai sessione è abbastanza preso? di Ma disquisire io sto sulle bene con quello galette. lì della Maestella Coop. L'ho assaggiato da dei miei amici, quelle al barbecue. Ma cazzo, mi viene al barbecue, anche te cosa ti aspetti? Cosa... Uomo, le migliori Rispondete, sono o quella chiacchierate alla pure di fabbrica. cose spicciole così finisco, riesco a finire le mappe. Esatto, grande. Cioè, Parliamo di dei cazzi tecnico. nostri. Sì, No, stavo cazzo. dicendo. Quali che stanno buoni. Quella alla cacio e pepe. Quelle sono buone. E quella, se hai detto quella alla paprika, la pizza, la pomarola. No, La quella pomarola. alla paprika, quella alla pizza ci possono stare, Pomarola. ma lo sono bene. Hanno Ma detto che sono quella buone. Sì, ha fatto alla pomarola. anche quella alla pomarola. Guardami, uomo, di qualcosa probabilmente ne ha fatto una galletta. Quella di Ciccio Gamer, Madonna Salta, ti prende il diabete se la mangi. Fiori alici. Guardami, Questo. una volta mi ha fatto assaggiare il burro d'arachidi alla paprika. Ah. Giuro, schifo della Aiuto. mia vita. In che senso il burro d'arachidi alla paprika? Sono Burro arachidi o è d'arachidi? paprika? Che cos'è? Burro d'arachidi aromatizzato alla paprika. Ora, È un io posso. incubo. Io faccio l'alberghiero, no? Sono molto legato alla cucina. Che cazzo mi vuol dire il burro d'arachidi alla paprika? Hanno voluto, era un tentativo di omicidio, non lo so, secondo me. Ecco, dici Velato. tipo. Esatto, bello. Comunque, ma si dice che soltanto due persone conoscono la ricetta della Coca-Cola. Ma non basta comprare una bottiglia di Coca-Cola e leggere da cosa è fatta. Cioè, c'è la Ognuno ha descrizione di presentato cosa è le fatta. percentuali e le quantità, il dosaggio. Sì, però comunque c'è la ricetta. Comunque sai cosa serve. Vabbè, sì, ma non è che chiunque lavori Sì, no. nell'industria chimica organica di quelli No, delle ma poi... alimentari sa che cosa sono quegli ingredienti. No, Sa ma che poi cosa. hanno detto che c'è... Poi hanno detto che c'è un Ragazzi, ingrediente veramente, segreto. Ma se non uno puoi è... perleggiare. Appunto, ma poi se uno è allergico a quell'ingrediente segreto, la Coca-Cola se la piglia nel culo. Vabbè, non è che le allergie arrivano per cose a caso molto specifiche, di solito, cioè, arrivano per certe cose le allergie, non è per, non puoi essere allergico a qualsiasi cosa potenzialmente. Esatto, poi ecco, se tipo Carità, ci sta però è una normativa l'allergia a europea. questo. Come? La questione dell'etichetta è una normativa europea, deve essere compreso tutto e con una certa dimensione di carattere, altrimenti non può essere messo in commercio. E infatti la formula suppongo che sia il dosaggio di come crei le cose, non gli ingredienti, perché Esatto, la altrimenti formula è più che altro il dosaggio. anche perché poi che cazzo ci possono mettere roba radioattiva se non questa scusa l'ingrediente In più segreto che altro, la se Coca-Cola. lasciassero un ingrediente segreto a qualsiasi compagnia, capisci che per chi come me ha delle allergie sarebbe un problema. Io, per esempio, sono celiaco. Potenzialmente poi Io sì sono celiaco. effettivamente può risultare un problema. Poi dipende anche un po' anche da quali Più che altro compagnie. perché conta se è qualcosa che, per esempio, ha dei solfiti. Che i solfiti sono la stessa roba che si trova nel vino, no? Sì.
Molta gente è allergica a un alto dosaggio di solfiti. Te vai a uccidere un sacco di persone. A parte che se ne accorgerebbero dopo due secondi, perché comunque risulti comunque Sì. responsabile. Cioè, se una persona che so spaccia droga, uno crea proprio overdose perché gliel'ha venduta, non è che perché quello ha comprato ed è la sua responsabilità, non è anche responsabilità di quello che vende. Quindi, questo è un esempio Allora, iperbolico, ovviamente, ma per dire, sarebbe comunque colpa della compagnia. hai preso un esempio un po' diverso, perché comunque tu se vai a prendere della droga, ok? Tu sai cosa ti fa. Tu sai che se ne prendi troppa vai in overdose. Se invece tu mi vendi un alimentare, prevedendo che ha dei determinati ingredienti, ha delle determinate proprietà e poi non ha quelle proprietà, è un po' diversa la questione. No, no, ma a maggior ragione, infatti mi sa che mi sono espresso male, perché quello che stavo dicendo è potresti querelare qualcuno perché ti vende qualcosa anche di espressamente pericoloso, anche se fosse solo la responsabilità tua se ci muori. Qui non è nemmeno la responsabilità tua se ci muori perché non lo potevi sapere, quindi a maggior cioè, diciamo, il punto che stavo dicendo, anche se Ok, tu ho sapessi capito. l'effetto e ci crepassi, non sarebbe comunque colpa tua perché te lo starebbe vendendo qualcun altro, senza l'avvertenza o senza che tu lo sappia. Poi tu comunque non lo sai, quindi non sei comunque ritenibile responsabile, quindi a prescindere si passerebbe delle grani chi venderebbe una cosa del genere. Sì, più o meno. Comunque, Massa, Ora che non si ci conviene? dilunghiamo troppo perché Sì. sennò non Allora, facciamo più sessioni. dilunghiamoci fino a quando il Andiamo Massa è live. No, la live. web l'ho finita, quindi possiamo iniziare. Perfetto, dai. Okay. Full Devo screen. soltanto scaricarlo, ma per il resto va bene. Vai. Boicottaggio, Boicottaggio. Ah, ma alla Ciao. fine ieri, l'altra volta che sono andato via tipo 30 minuti prima, una roba simile, avete fatto qualcosa di importante? No. Abbiamo combattuto Abbiamo Zarian. chiacchierato. Abbiamo Nel ucciso terrazzo. tutti, quanti si erano abilitati, stavano ad attentare alla vita del re. Dai, Esatto, Roma. abbiamo scoperto che in realtà la colpa era del maggiordomo. Ah, vabbè, poi mi sono mangiato un E il Terrasque. bullet era il suo animale domestico. Ok, allora. Comunque, Dario, dovete lasciarli a me perché ci penso io da bardo. Tu? Da Da bardo? bardo? Non sei ciuchino. Niente cose strane con i draghi. Esatto. Poi in realtà è un kobold, eh. Quindi, Sì, cioè, sarebbe qualche sì. anno è Anche male molti per venerano noi. i draghi. Male. È come se una meteorita Potenzialmente facesse robe con un orco. sarebbe una delle razze Non meno sbagliate. Già c'è un credo. unicorno. Meglio di un umano. Meglio di un umano, sicuro. No, credo che il paragone corretto sia come se un tabaxi si facesse una sfinge. Vabbè, Bene, sempre meglio di un fatto. umano che si fa una sfinge, no? Cioè, è Credo che puoi sempre meglio. trovare questa cosa. Hanno il diritto di fare quel cazzo che gli pare, si spinge che umani. Sì, allora non capiamo perché. Ok, andiamo Cosa avanti. avete fatto? Potete trovare su internet se lo cercate abbastanza. Eravate rimasti al. Come si chiama? Taverna? Sì, mi sa di sì. Okay. No, Siamo tornati, ci eravamo dai hanno nobili. mostrato le nostre stanze, no? Ci avevano portato alle nostre stanze, non Sì, è erano nelle vero. nostre Abbiamo stanze. dato Ah, delle ok, sì. Noi... stanze belle, belle, eleganti anche. Solamente il kobold era andato nella sua stanza, mentre noi tre siamo rimasti nell'androne. Mi sembra di sì. O comunque vi siete messi in una stanza insieme a chiacchierare, a parlare di varie cose. Io fermo a sentire, basta. Io prendo tre sedie, tiro indietro davanti a un tavolino. Beh, ce ne sono circa. Adesso mi ricordo l'orario che ho detto l'ultima volta. Mezz'ora alla piazza. Ok. Adesso mancheranno 15 minuti. Ah, raga, spicciamoci, dobbiamo andare a vedere l'armi. Io subito Andiamo. vado sopra, corro, vado a prendere il kobold. Ma tipo, mi Subito. prendi o bussi alla mia porta? La tua porta è chiusa? Non ha chiave. Cosa? Ok, Ha chiave no, chiusa sì. allora io la apro. A meno che non stai facendo qualcosa di... Io ti prendo dalla Magico. collottola e ti porto giù. Il vulcano. Sì. La buttata con Boldo non riesco più a farla, che sennò mi prendo la tosse permanente.
Oh, ma che stai a fare? Che stai facendo? Io non ti, nemmeno ti parlo, io ti sto prendendo e ti sto andando giù dalle scale per raggiungere gli altri. Beh, almeno mi appoggio da qualche parte, mi appoggio alla sua spalla, che devo dirti. Ti riesce della cazzo. Il è brutto, lo sai, uomo. Mi appoggio alla sua spalla, è molto brutto detto dal bardo. Perché? Lascia stare. Non sto capendo. Meglio così. Meglio così. Io mi sto rifiutando di capire. Bene. Io scendo dalle immaginarie scale che poi sono perché mi cammino rigorosamente al piano di sopra. Anche se poi non è il primo piano. Poi scendo, quindi scendo senza l'armatura. Io sono già al piano di sotto tranquillissimo. Quanto è lontano la taverna dalla piazza? In verità abbiamo messo in una zona che era molto... abbiamo messo in una taverna dei nobili, quindi praticamente era un tiro di schioppo, ci mettete neanche 5 minuti neanche. Fantastico. Allora... incamminiamoci. Oddio, scusate. Metto giù il coboldo io. È che... questo gruppo di... secondo, che a quanto pare la gente... vabbè, continuate intanto il sistema. Vabbè, intanto me la appioppo io. Ok, fatto. Ragazzi, partiamo ora, 10 minuti prima, non ci uccidono. Chi uccide? Dov'è? Ci sono le scene che rimpiangerò di non essere andato da mio fratello quest'oggi. Io sono allerta, sono in mezzo allo stradone e mi guardo in giro. Ti metto una mano dove riesco perché non so quanto sei alto. 2,20. Amico, ok, forse raggiungo la spalla. Amico, nessuno ti vuole uccidere ora. Stai calmo. Ok. Altrimenti gli imbruttivo. Andiamo, dai. Ucciderti. Ok, è andato in modo molto diverso. Ok, ragazzi, andiamo prima di squarciarci tutti quanti a vicenda. Andiamo. Ciao. Ok. Io inizio a incamminarmi sul centro. Ok, adesso vi sposto nella mappa che ho appena finito di fare, perché I'm professional. Big flex. Professional. Oh, che bello, adesso sembro pelato. Che bella città però. Da ieri sera che ci lavoro. Noi allora siete, voi uscite da qua. Mettiamo il personaggio intanto. Se vuoi mi mettere un token solo, perché comunque siamo... Sì, è in scala. Io stacco la fotocamera perché sono in prodo. Ok. Ah, ma l'avevo già staccato. Allora, io sto per bestemmiare fortissimo. No, calma, fermo, non do it. Mutati al massimo. Vabbè, ma... voglio dire, ce ne sono un sacco di streamer che bestemmiano come dei cinghiali. Sì, ma loro sono famosi, quindi se li bannano poi Twitch perde i soldi. No, non banna per quella streamer a Twitch. Non mi sembra ci siano stati episodi di ban per blasfemia. Almeno credo. Okay. Allora, comunque cerchiamo di tenere una certa classe qui. Twitch è live. Una certa classe quando 5 minuti prima parlavano di roba che non ripeterò. Il suo culo, la mia classe. Io ripeto, solo perché sono vestito da padre abusivo degli anni 50 non vuol dire che picchio i miei figli. Hai dei figli? I bambini nel 47 persone mi chiamano papà giornalmente.
Comunque, me pure. Ci sono due tizi. Per cancellare uno. Cancio su. Ah, oh, shit. Io sono da telefono. Chi devo... cazzo ti... Allora, questo è Twitch. Master. Sì, sto cercando quello dove sono da master. Perché non posso condividere la stessa schermata del master, quindi c'ho due pagine di Roll20 aperte. Effettivamente, però. Ok. Allora. Andiamo in piazza. La piazza è questa qua, dove sposeranno. Esporranno. Esporranno, sì. Ah, esporranno. Sì, scusate. Sposeranno. Chi? Viva gli sposi! Esporranno. Sposate. Esporranno le armi. Oh no, la notifica del telefono, aspetta. Allora. Io metto sopra il tipo, se è proprio come il token, quindi con sul tasto sulla spalla. Quanta gente c'è? C'è un botto di gente, praticamente la piazza è bella grande, che considerate già, considerate per farvi un esempio. Questa qua è una casa nobile ed è gigantesca, la piazza è una roba enorme. È tipo un isolato. Sì. Qual è la casa nobile, scusa? Quella che sto cercando in viola. Ah, ok, ok. Perché c'è anche tipo, ad esempio, un giardino interno, queste case qua. Sono... Immagino che, per dire, immagino che tipo, questo qua, per esempio, sia un isolato, per dire. Cioè, ogni blocchettino è sono tipo... quattro condomini potenzialmente messi assieme. Sì, è molto grande come posto. Oh, va bene, quindi io cerco se c'è un vedo se c'è un modo per girare la folla. No, praticamente. E andate in tribuna d'onore, qualcosa di sì. Letteralmente dovete pensare che come livello di gente è come se ci fosse tipo New York quando New York centro quando c'è Capodanno e quindi scende la sfera, c'è tutta quel grimento di gente quasi ammassata tipo con mega concerto tutta attaccata. Mania potrebbe chiccare fortissimo, ma mi tratterrò. Master, ho due domande. Uno, io essendo che sono sulla spalla del drago dell'orco, comunque ho una vista spianata, cioè vedo tutto in poche parole. Si riesce a vedere sono... molto più gente, riesce a vedere molto rispetto, se stassi in basso non riusciresti a vedere soltanto pubi e ginocchia, ma essendo da lì sopra riesci a vedere la testa della maggior parte della gente, riesci anche quasi a arrivare a vedere la fine della folla. Seconda cosa, mi riesci a fare il token size small, perché adesso per lo size media, così mi posso, perché sennò sono grande quanto un elfo. No, lo small occupa sempre 1,5 metri quadrati. No. È quello più piccolo ancora. È tiny quello che... Sì. Cura? Che ce ne stanno 4 in un metro e mezzo. Una roba del genere, aspetta. Sì, vabbè, comunque vabbè, anche così va bene, tanto non è combattimento effettivo, quindi non è niente, quindi... Oh no, ho fatto spoiler. Vabbè. Comunque. Invece, plot twist, non combatti immediatamente. Ah, adesso le armi sono impossestate e ci vengono contro. Comunque vedete, qui come si vede da immagine, c'è una balconata. Che è bella grossa. Effettivamente è una balconata rialzata. Vedete che c'è un supporto in legno per... Capite che serve per vedere quello che succede sopra. Quanto è più in alto sto roba di legno?
un metro, basta, è giusto per far stare le armi che vedete, naturalmente vedete un, tutto un telo intorno, giusto, vedete però da sotto un po' la struttura in legno, vedete, sarà più alta di un tot rispetto alle armi. Io... Ok, vedete la gente. Dopo vedete arrivare il re. Vediamo dove... famiglia reale. Il re. Voi letteralmente lo vedete come un puntino. Attualmente. Perché è bello distante, ma... di conoscenza comune, sapete come che faccia ha il re e cose del genere. Guarda Popolani, vedete un mago, lo capite essere un mago incappucciato che sta lì al fianco, che sembra fare qualche tipo di magia. E il re inizia a parlare con un volume di voce molto ampliato che praticamente raggiunge tutti i posti, tutta la zona. Allora, io sono stramega teso, ok? Sono come una un cervo che ha appena sentito uno sparo. Io okay. Guardo ovunque per vedere se c'è qualcuno che cerca di distarsi dalla folla. Fammi in percezione. Ma se voglio cercare anche se ci sia qua... perché essendo che abbiamo detto l'altra volta che è stato un, diciamo, non un attentato, però comunque per creare caos, quello dell'altra volta. Io voglio controllare persone che visibilmente non, sono, diciamo, gente che non ci si può fidare, diciamo. Gente che sembra avere intenzioni malvagie. Ecco, quello. Cioè, tipo il tizio che si sta accarezzando un gatto a caso, che scriva la faccia. Allora, cosa vuoi vedere te, Quintox? Gente che, diciamo, da vedere, tipo, gente che, appunto, sì. Anche te percezione. Ok, adesso tiro, anche se soltanto un più uno. Magari fai 20. Ho fatto 20, beh, infatti. 20, non ho fatto 20. Dicevo. Sì, ok, tu a Steca c'è troppa gente per riuscire a capirci se c'è qualcuno di sospetto, cose del genere, c'è veramente una folla immensa. E poi soprattutto di gente che spicca veramente, no. Tu, Quintox, si riesce a iniziare a distinguere, sei più in una posizione più rialzata, quindi riesci a distinguere più i nobili, più la gente nobiliare, tutta la gente che c'ha la puzza sotto il naso, per dire. Ma gente non nobiliare, comunque una persona comune, magari tipo incappucciata, vestita in modo diciamo molto pesante, magari con gente con qualche oggetto strano, particolare. No, tranne l'unica cosa è il mago, che sentente lui è tutto incappucciato, il volto non si vede, c'ha questo bastone in mano, non... Vabbè, il mago è un mago di corte, credo, quindi di lui non è che dubito, anche se potrebbe essere lui. Comunque, re inizia a parlare. Di che cosa sospetti? Cittadini di Arco e gente venuta da tutto il mondo. Siamo qui per la 50ª volta a commemorare la fine della piaga e gli eroi che ne porsero fine. Qui oggi, per ricordarla, mostreremo le armi di questi 5 eroi, senza volto e senza nome. Vedete letteralmente delle uomini di coda, delle guardie, che sì, ognuna di queste teche che attualmente sono coperte da dei teli, iniziano a... una alla volta a scoprirli. Master.
Ah, aspetta, devo andare qui. Ok. E non è che ho sbagliato. Allora, siamo in quest'ordine qui. Iniziano, scoprono la prima teca. Si vede Eight questo enorme martello che sembra talmente domani. Ha questa effettivamente texture, questo colore come se fosse incandescente. Questo riparla. È Fate Forger, il martello che apparteneva a un fabbro, un artefice. L'eroe artefice. Poi appare la seconda. Scopre una seconda. Sì. No, no, io semplicemente volevo fare una piccola robetta, però continua, faccio dopo. Ok. Questo è Belkar, l'arma dell'eroe barbaro. Attualmente c'ha gli occhi chiusi. Barbaro. Che figata, però. È talmente da barbaro che è più incazzata l'arma stessa, sostanzialmente. Sì, decisamente. Design. Adesso sembra anche abbastanza tranquilla. Poi ho detto apparire quest'arma qui, che cosa in più sono... due pugnali legati da una catena molto lunga e molto fine anche. Questa è l'arma del ladro, dell'eroe ladro, la Rune Carver. Dopodiché passano al penultima teca. Vedete questa specie di strumento musicale, per farvi intendere, è quello più grande di tutti, quello che ha attualmente la forma. Sì, è un violino, anzi forse anche di più, forse anche tipo un cello, non un sitar. Qualcosa del genere. Non è un sitar. È un strumento medievale. Ah, ok. Un sitar, un liuto per la grandezza. Questo è l'Angelic Clef. L'arma è il bar, lo strumento del re bardo. E in tutto questo sentivate la gente molto fomentata che applaudiva, che intorno abbastanza festivo, finché non arrivano all'ultima teca e arriva un silenzio di tomba. Vedete anche, tranquillamente vedete anche nella faccia della gente, molta tensione, come se ci fosse qualcosa che non sa, che è... mette in tensione. Sì, vabbè, anche le guardie un attimo lì. E appare l'ultima, scoprono l'ultima delle armi e vedete tutti una roba strana. Quest'ultima arma è come se avesse problemi, non notate chiaramente, l'arma è come se cambiasse di continuo, come se più immagini, più aspetti dell'arma cercassero di sovrapporsi, ma ogni volta che uno va un attimo più in alto fa cancellare le altre, quindi c'è questo effetto di sfarfallio delle armi. Glitchata. Mm?
Tipo se fosse glitchata. Sì. Se volete farmi un percezione per capire, se volete capire più che mai, Io sì. si vedono chiaramente Provo. tre cose diverse. Tiro adesso di Percezione. percezione. 8 però meglio. 11. 15. Ok, l'unico che riesce a capire meglio, siete Arteca, riesce a intuire che uno di questi tre oggetti è un bastone da druido, il secondo è una spada corta, ti sembra, e il terzo un libro. Questa cosa Ok. va avanti per alcuni secondi finché non si stabilizza in questa forma qui. Aspetta, stavo segnando la roba. Ok. È sta roba, è un tipo un pugnale. Ok. È tipo un pugnale da parata. Vedete, questa inizialmente aperta, ma praticamente senza luminescenza, che poi appena appare, qualche millisecondo si richiude e letteralmente va a riappoggiarsi a giù. E sentite uno sbuffo di, come si dice, di delusione dalla gente. Io chiedo a qualcuno cosa voglia dire questa delusione, cioè chiedo al primo tizio che mi capita. Prendi il primo tizio, questo tizio abbastanza grassoccio effettivamente, con vestiti abbastanza anche raffinati, ma non troppo. Mi scusi, ma cosa... Perché la folla sembra così delusa? Vabbè, semplicemente è così ogni anno. In pratica, ogni volta quell'arma non decide a sestarsi su una sola cosa. È per questo che anche ad esempio la statua in piazza non viene mai, non le viene mai finita perché quell'arma non si è mai stabilizzata su una sola forma. È come se avesse quindi una sua Ah. volontà. Non si sa, dicono, ho sentito dire che praticamente è come se non sapesse a che ero apparteneva. Vabbè. Grazie mille. Un credit E mi allontano lentamente. Quindi alla fine gli eroi sono quattro per ora. Va bene, ma... Quindi... Poi, dopo che le armi vengono ricoperte di nuovo, il re dice: purtroppo anche quest'anno l'arma del quinto eroe è ancora un mistero su a che classe faccia parte, che tipo di combattente sia. Dovremmo aspettare ancora diverso tempo per saperlo veramente. Allora, domanda, ma ogni quanto si fa questo evento? Ogni 10 anni? Sì. Ok, io in generale domanda, come, scusate se mi sento muto, è che ci sta mio padre che urla. Allora, Un attimo. è possibile... Aspetta. Luca, mi sta stai seguendo la live per caso? Ci sono, sì. Cosa? Mutala. Sì. Eh sì, La perché live. c'è Come l'eco. Da te. è possibile? Ce l'ho su iPad. Mi sa che in E qualche lei... modo fa eco. Mutala live, tanto non ti serve tenerla col numero visto che... Ok, no, era per vedere un attimo i cosi, gli spettatori che c'estavano e basta. Poi l'avevo tolta, però... Ok. Tipo, me ne... Un Senti, pippo me okay. l'avevo messo.
Non lo so, non mi ricordo. L'ho vista prima, mi ero scordato. Io vedo. Mo. Avevo spento l'iPad ed era rimasta la live comunque, a quanto pare. Si sente ora eco? No, non ce n'è eco più. Oggi addirittura 4 spettatori, che bello. Sto da guardi questi, comunque. Vabbè dai, almeno ce ne sono. Ci sono canali Twitch che magari manco ce ne hanno uno. Inizia con poco e si finisce con poco. Quindi, comunque, è possibile che... Cioè, io posso fare qualche tipo di ipotesi sul perché quest'arma faccia così? Cioè, non ha scelto a quale reparti tenere, quindi... Fammi un'intuizione. Intuizione? Io penso più qualche tipo di conoscenza. Vabbè. Percezione, ma... Intuizione. Percezione penso tipo un arcano, visto che sono armi magiche. O un story, o qualcosa di simile. Non è con l'investigazione. Però vabbè, ti ho detto libera intuizione. No. Intuizione sia. Quindi vai. No, adesso perché lo faccia non ti viene in mente, non ti viene nessuna ipotesi perché stia facendo una roba del genere o perché l'abbia fatto comunque tutte le altre volte, però sai abbastanza tranquillamente che lo faceva anche le altre volte. Tu Quintox neanche sapresti, lasciando non sai troppo di roba magica, quindi... Perché ha fatto una roba del genere? Puh. Sarà rotta, sarà difettata, non sarà perfetta. Ti vengono cose che però ti fanno un po' me dire. Cose che non sembrano troppo credibili. Una domanda, le armi, quanto sono grandi? Cioè, la cosa è tipo una, un violoncello. I Dunkerque sono pugnali, l'ascia e un'ascia a due mani, suppongo, o un'ascia a una mano? No, l'ascia e il martello sono tutte e due a due mani. Ok, bene. No, è giusto per chiedere. Sì. Okay, io mi rivolgo a tipo una persona della folla, anche abbastanza in là con gli anni, gli chiedo, che fanno quelle cose? Che poteri hanno? Beh, è un vecchietto. Non si sa ancora benissimo cosa fanno, nessuno ne ha mai usato effettivamente. Sono sicuro però che riescano a sconfiggere la piaga, che sono riuscito a sconfiggere la piaga, che molte armi normali facciamo una fatica. Ma sai quanto siamo lontani diciamo, dalle armi? Diversi chilometri. Chilometri. Qua. Sì, è la piazza est, come tu si dirà, la piazza è enorme ed è strapiena di gente. Voi letteralmente siete usciti e siete ai bordi. Tipo io batto la mano tipo lì all'orco. Cioè, come se, cazzo, non so, chi vive a Torino magari c'è Piazza Vittorio, come se dovessimo di Piazza Vittorio. Nessuno di Torino qua. Ehi tu, orco. Veramente? Porco. Io alzo lo sguardo. Tirami più forte che puoi verso le armi, avvicinarmi comunque. Io tipo sento questa cosa, immagino che sia grande la piazza. Sì, allora, Quintox, sì. Te lo dice la tua coscienza. Appena vedono un oggetto volante lo esplodono. B, sai che anche comunque se ti lanciasse con tutta la sua forza di distanza non ci arriverebbe vicino alle armi. Un trabucco sì, per arrivare là. Avvicinarsi il tempo per essere meno lontani. La tua coscienza ti dice che è una cazzata. Il tuo sesto senso da coboldo ti esatto. Suggerisce. Il tuo senso da non morire in sessione 2. Forse potrebbe essere un'umanità non farsi lanciare, Esatto. E noti che quando tu lo dici io ti prendo già il braccio, ma te lo stringo fortissimo come se ti volessi lanciare dal braccio. Quindi no.
Esatto, sto così adesso, tenendo uno sul, tipo, sul bicipite e l'altro invece sul polso. Dimmi te quando. E ti sto facendo male. Ti sto stringendo molto forte nel... con le mani. Lascia, lascia. Un po' di delicatezza. Un po' di delicatezza tu, no? Mi hai detto di lanciarti. Beh, non si vede che dovevi farmi male. Non si sarebbe fatto nemmeno un decimo della piazza se l'avessi lanciato. Ma penso che saresti morto in 5 minuti. Morto magari no, però a voglia di trovarlo. Comunque, io ti guardo negli occhi, guardami, e vedi tutta la gente che sta insomma con le armi. No, non la vedo. Beh, in generale, oggetti particolari sicuramente strani, molto strani. Perché particolari, un martello incandescente, una sì, comunque riusciamo a vederlo da distanza, no? Sì, sono fortunatamente abbastanza, non riuscite a capire ogni dettaglio millimetrico e cose del genere, ma fortuna. Anche magari con un'illusione fatta dal mago per farle apparire tipo schermo gigante in cielo, l'hanno fatto. Beh, sono comunque, diciamo, delle armi sicuramente molto particolari. Uno strumento a corda così, dei coltelli in quel modo, quelli lascia quel martello, sono decisamente oggetti particolari, per non dire roba strana. E anche l'ultimo che continuava a cangiare in continuazione. Però non lo so, la situazione la sento particolarmente tesa, perché ricordo cosa è successo l'ultima volta in piazza prima, e quindi ho un attimo quella cucciolina di sudore che mi fa dire secondo me qua finisce male. Tipo, loro stanno sul il re e il tipo stanno sul palco da soli con tutte e quattro le armi, qua finisce malissimo. Ci sono anche delle guardie. Quel feeling alla Attack on Titan, non ce l'avete presente l'ultima stagione? No. Niente spoiler. No, niente spoiler. Però c'è una scena che somiglia abbastanza e che ti fa proprio dire qua finisce malissimo. Ah, ok, ho capito. Hai capito che scena? La prima parte dell'ultima stagione. Quindi non lo so, considerando quello che è successo prima, sto un po' teso, anche se non vedo molto, perché non è che sono particolarmente alto. La gente effettivamente dopo un po', dopo il discorso del re, fa un discorso sull'unità, sulla gratitudine che dobbiamo a quei 5 stronzi sconosciuti che si sono probabilmente sacrificati per salvare tutto. Luca, c'è ancora l'eco da te. Sì. Com'è possibile? Abbastanza. Allora, aspetta un secondo. La live è spenta, l'iPad è spento, anzi è scarico adesso. Boh, controlli così di entrata. Allora. Non so. Quindi io, se posso dire, no, lui volevo cercare qualcuno nella folla, io nel mente cerco di vedere se ha qualcuno di un po' più esperto, tra virgolette, comunque qualcuno di un po' più interessato da agli oggetti, per rimanere un po' meno da folla a caso, ma più da persone effettivamente che capisce un po' più cosa sta guardando. Allora vi dico, con la folla che si disperse, notate alcune persone particolari, capite che non sono cittadini normali, ma sono altri avventurieri, che vedete che quasi a un po' a gruppetto se ne vanno insieme alla folla verso la zona... in basso, verso l'esterno.
Boh, io do un'occhiata e faccio una gomitata praticamente nelle costole, in realtà, perché se faccio così prendo le costole del mio amico Ramfrek, dico, gli indico con la testa effettivamente quelle altre persone. Guarda, sono tuoi amici. Non No, tu li conosci invece? credo, no. Potrebbe essere Quanto sono lontani, interessante. Master? Sono abbastanza. Sono bel po'. Cioè, se vi mettete a cercare di passare tra la folla, spingendo un po', riuscite a raggiungerli prima che escono effettivamente dalla zona. Magari possono essere sicuramente più interessanti delle altre persone qua. O magari è una scusa per avvicinarci. Tu che Va dici, bene, Dino? ok. Ci avviciniamo allora, ok. Io me ne approfitto che lui vada a prepista perché è più grosso di me, quindi io sto subito dietro. Ok, sì, tranquillamente riuscite a passare effettivamente la folla. Vedendo questo carro merci di orco che passa, si fa anche un po' facile per evitare di essere completamente asfaltata. E Io tra li seguo fortissimo. la gente che trovate, vedete precisamente tra un paio di umani normali. Proprio capite che sono tizi che sono praticamente appena usciti da un'accademia militare o quel che voglia. Notate tre cose particolari. Quello sembra un bambino dall'altezza, vedete che c'ha qualcosa di strano messo sulla schiena. Di spalle un tizio completamente vestito di rosso, con questa mantella, ha movimenti un po' particolari, un po' strani. E poi questo tizio, bello grosso, che come sembra avere una pelliccia di lupo messa in testa. Quindi abbiamo un tizio vestito di rosso, il bambino con le cose strane sulle spalle e il tizio con la pelle di lupo addosso in testa, no? Sì, che sembra anche avere. Effettivamente è più strano del normale. Ma parecchio strano anche quello lì. Effettivamente come se avesse un costume fatto di pelliccia di lupo. Mi sembra, Ah. da dietro. Quanto è alto il bambino? Tipo? Uno Il è. tizio. Uno 1,60. Tutto di Anzi, me. 1,50. Mi Comunque, ricordo quanto gli ho ok. messo di altezza, aspetta. No, sì, vabbè. La pelliccia di che animale hai detto che Sembra una pelliccia di lupo. è? Ok. Io Gli siete praticamente poco alle spalle. la gente che dovrebbe sembrare appartenente a un'accademia militare, riconosco che accademia potrebbe essere, che ordine, che esercito, che divisione, una qualsiasi informazione più specifica. Praticamente sono gente del continente umano, quindi semplice esercito di queste zone qui. Bene. Rispetto, gente che praticamente sembrano delle guardie normali rispetto a quei tre soggetti lì che vi ho appena descritto dalle spalle, Ok. perlomeno. Vedete che comunque stanno praticamente, soprattutto gli altri stanno più compatti. E praticamente c'è bambino, due persone della base, il tizio vestito di rosso, altre tipo due o tre persone normali, poi il tizio con la pelliccia di lupo. Che vogliamo fare? Boh, vedo un'altra più vicino a quello vestito di rosso e
Ma in realtà senza... cioè, non lo guardo direttamente nel mentre. Ma in funzione mentre stiamo andando, o sono loro effettivamente quelli che avevamo adocchiato prima, quelli un po' più strani? Quelle che avete tocchiato prima. Perfetto. E allora io, se nessuno fa niente. Domanda a voi, ragazzi. Ok. Lo sto Ok. chiedendo, sto aspettando che qualcuno faccia qualcosa, se no faccio io. Anche io sospetto che faccio Io mi qualcosa. avvicino in tutta tranquillità e dico: scusate, voi sapete qualcosa in più su quelle armi, sulla loro storia, magari? So cosa fanno. A che ti avvicini precisamente? E avevi detto che c'era qualcuno con una pelliccia argentata, Sei una pelliccia di lupo. giusto? Quello che sembra una Oh, pelliccia mi di avvicino a lui. lupo. Ok, ti avvicini a lui. Quello con. E chiaramente capi appena ti metti immagino al fianco, capisci che non è una pelliccia. Ah, è un lupo vero e proprio. È un Ah, è un loro. lupo lui. Vabbè, io comunque provo a parlarci. Signore. Signor? C'è? Mi scusi, ma lei per caso sa raccontarci qualcosa di più su quelle armi in esposizione? Sappiamo che sono di eroe leggendario, ma vorremmo capire perché sono tanto particolari e vorremmo sapere di più su quella che cambia forma. Non ne so molto di più di quelle armi lì. L'unica cosa che so è che hanno tutti i poteri particolari rispetto a normali armi magiche. In che senso? Storie varie raccontano che ognuna di esse abbia qualche particolare abilità che non è stata mai riuscita a essere prodotta da nessun altro, ma se ne sa veramente poco, essendo che non sono mai state più usate. Oh beh. Io invece, io vado dall'alto, vestito di rosso. Dove di dall'altro è mentre soprattutto Cioè. senti vari rumori di scricchioli, rumori metallici, roba strana. Ti trovi questo soggetto qui. Oddio. Dove stai andando, Matteo? Sei tipo un. Ok, what the fuck? Sto Perché mostrando un. ovviamente io penso. Ok, uno. Ma non ho visto niente. Io tipo. Lo sto mettendo Arrivato su tipo Roll20. senza Sto facendo guardare mostrare i direttamente. giocatori. Ah, Einar Fenrir Arostin. All'inizio lo stavo. Non lo stavo guardando direttamente. Poi però mi rendo conto. Vedi un attimo di che cosa sto vedendo. E quindi sgrano gli occhi, però tento di mantenere un contegno davanti perché ho letteralmente davanti un. Che cos'è? Cioè, proprio. Mi sembra un'esposizione interessante. Che cosa. Cosa ne pensa? Ne pensi? Invece, io vicino sono. Con voce molto mo abbastanza metallica. Sono degli articoli interessanti. Sarei molto interessato a capirne di più. Soprattutto per capire se potrebbero essere usati con scopi migliori oltre a fare d'esposizione. Sicuramente lo fisso un attimo, cioè si fissa anche perché non sa come mettere la domanda, quindi rimane un po' interdetto per un attimo, se qualcuno per tipo un 20 secondi. Beh, ma quindi Qual è il problema? nessuno, mi chiedevo solo che cosa è?
Non ne ho mai visto uno, ovviamente, suppongo. Da No, parentesi. così no. Golem, sì, cioè idea di che è un golem, ma così complicato. Fatto in modo così complicato, così rassomigliante a un corpo umano, ti fa strano. Sono Roarsteel. Particolare, molto particolare, devo dire. Questo interesse per queste armi invece deriva da cose più in particolare, in realtà, non, come dire. Beh, sono molto nuovo di questo posto, quindi sto cercando di capirne il più possibile, in meno tempo possibile. E quelle pensi che possano aiutarti nel farlo? Beh, sicuramente potrebbero essere utili ad altri scopi, a proteggere soprattutto le forme viventi e la natura. Se non lo fossero per protezione, se non fossero adatte a proteggere. Quelle a proteggere la vita non mi interesserebbero. Beh. Diciamolo così, ogni oggetto è creato per uno scopo, cioè che cosa è creato per essere un'arma, che è creato per preservare qualcosa, però non vengono usate da decisamente troppo tempo, quindi sì, effettivamente si è persa questa cosa. Io sì, effettivamente se fossi in te e potrei immaginare lo scopo di queste di questi oggetti, sì, un'occhiata ce la darei anch'io, effettivamente. Però tu sei nuovo di questa cosa, quindi immagino che lo sappia. E il loro possibile utilizzo, o come poter, anche se supponi che Ho sia nuovo, soltanto quindi. chiesto storie alla popolazione di questo posto. Più di quello non so altro. Boh, cosa dicono le storie su queste cose, a parte perché cosa sono state usate, magari qualcosa di più specifico. Beh, pratica. E inizia a praticamente ripeterti come a pappagallo la storia delle armi. Capisci che anche lui, per quanto ne è nel conoscenza, non ne sa più di quello che sa, probabilmente è quello che gli ha detto il tizio con cui ha parlato. Ok, va bene, chiaro. Basta che poi vado dal bambino. Ok. Parla un pochino più forte perché il tuo volume è molto basso. Scusa se. Vabbè, vai dal bambino. Ti avvicini e. Neanche. Te non fai manco in tempo a parlargli. Che è subito lui a parlarvi. Che Prima scelta a fai? parlare Mi avvicino e lui mi parla. a te. Oddio, che cos'è quello? Ibrido simico quello. Eh sì, mi inquieta a dir poco. Comunque cosa dice? Un titolo è male I don't proprio. like where this is going. Mi neither. Comunque ti dice: Ehi, ciao! Aspetta, un attimo, 5 secondi. No, non c'ho l'acqua, cazzo. Vabbè. Vuoi qualcuno che ti venga a stringere le palle? No. Faccio anche. Ehi, ciao! Ehi, ciao! Te cosa sei? Sei strano. Vedi questo praticamente bambino che praticamente ti guarda con sti occhi sgranati. E lo guardo con occhi altrettanto sgranati, tipo. E tu cosa. Cioè. Ma tipo, quei tentacoli. Ah, questi. Beh, questi sono. Li ho ottenuti grazie a degli esperimenti. Intuivo. Sì, ma i tuoi genitori dove stanno? Vuoi una mano per ritrovarli? Ti sei perso? E mi guardo No, intorno per. no, no, i miei genitori non ci sono più. Cioè, in verità non li ho mai conosciuti. Per Oh no. caso Ah. stai. Tipo.
Per caso siete qualcosa su... Per caso... Allora, piano, uno alla volta. Allora, prima Quintox. Io mi riferisco al bambino. Ok, per caso sai qualcosa su quelle armi? Beh, ho sentito le varie leggende che ne raccontavano, come storielle e quelle robe lì. So che sono molto potenti, in teoria vorrei... Mi piacerebbe un sacco provarle. Con questo sorrisone che... Questo sorrisone a occhi aperti, a occhi spalancati. Un po' inquietante. Cioè, non lo dico, sì, tanto... Vedete se qualcosa di queste armi? Se te lo sto chiedendo. Beh, magari te sapevi qualcosa che io non so. So quello che sai anche tu. Beh, se non me lo dici non so cosa sai tu. Che sono armi usate da... dai vecchi eroi e... niente. Quando finisce di parlare Quintox, io dico al bambino: sai che sei proprio inquietante? Sì, me lo dicono in molti. Io una gomitata tipo al ginocchio, credo, perché non so da dove arrivo. Adesso immagino una gomitata al ginocchio, gli fai partire il nervo e ti tira un calcione in culo. Esatto. E fatto catapulta e Quintox fa parabola e arriva un chilometro più in là. Adesso arriva davvero fino alle armi. Comunque, passeggiando riuscite a uscire fuori dalla marmaglia. E loro... Sto addosso, non mi hanno rubato niente. Può essere stato qualcuno. No, no. Okay. Non sono qua i criminali della città. Vabbè. A pratica... In questa zona qui... La gente inizia a disperdersi. Quindi praticamente vanno un po' tutte le parti. So. Cioè, molto meno asfissia. Dopodiché, vedete, vedete che i tre avventurieri e anche gli altri vanno in questa locanda qui. Quale scudo? Qua. Questa qua, praticamente, che vedete, più che mai una gilda. Io non proprio. Qua? Faccio un ex qui, pennarello, così la vedo. Andando in basso da dove c'è... Qua? No, in basso, dove c'è il portone. Qua. Ah, ok. Qua. No, questa più in basso, qua. Ragazzi. Dopo il portone. Ok. Qual è una gilda? Qual è in marroncino? Okay, non dobbiamo andare a fare i gladiatori, scusate. Infatti, calma. Io volevo andare un po' a vedere... Sì, effettivamente, cosa di gladiatore. Sì, io... Se seguita la gente, i tre tizi sono qua. Ma era l'obiettivo principale, no? Andare in questo colosseo. Devo cercare di capirci un po' qualcosa su queste armi, che cazzo faccio. Esatto. Va bene. Dov'è il colosseo? L'arena non è un colosseo, purtroppo, Scusa? Aspetta che la cerco. Mi sa che non l'ho messo perché non ci stava... Okay, il parco? No, quello è un parco. Ok, se ti vuole fare il parco arena tra gli altri. Ok, questo. Quale? In alto a sinistra della mappa, la città. Questo? No, quello è una torre, quello in alto. Questo qui? Sì. Vabbè. Una mia piccola arena, non è... Tanto enorme. Non voi avete i vostri interessi, io i miei da livello di... E cosa fare? Penso che dovrò
Penso che vado ad andare a chiedere qualche informazione in più a chi di dovere per cercare di capire cosa fanno questi emi leggendari. Sono sicuramente informazioni interessanti. Mi sa che verrò con te. Comunque, per ciò che ho capito, nessuno sa cos'è che fanno. Appunto, Quindi, proprio per questo che volevo a chi vorresti? andare. Ho un dubbio. Abbiamo bisogno del nome di qualcuno che è stato in questa guerra e possibilmente sia morto. Posso provare a capirci qualcosa? Ok, fammi un storia. Allora. Torio. Torio. 20. 20 sporco. Ok, se effettivamente ti torna in mente un nome, che praticamente fu l'uomo fu Master. Ah, no, pensavo di essere chiacciato. no, no, ho creato un commento in inglese no, non c'è nessun nano, mi dispiace per zero, non c'è nessun nano. Comunque, Temporanea. niente nani, nel gruppo perlomeno. Ma dove siamo adesso, scusa? Probabilmente siete adesso vicino alla Gilda. Ti torna in mente questo elfo, che fu colui che vide la battaglia e morì praticamente quello che morì più tardi di età. Gli ultimi di quelli che morirono guardando la battaglia. Cioè, più che Ok, guardando voi la tutti vedete battaglia. che inizio a guardare a caso, i miei occhi iniziano un po' a sbarellare e io provo a contattare questo fantasma, quest'elfo. Penso, oh no, c'è stato un attacco epilettico. Mi devi fare qualche tiro? E in teoria no. Sopra o sotto? Sopra. Ok, no, sei. Cerca di contattare l'elfo, ma è come se ci fossero. Attualmente non riesci. Ci sono è come se ci fossero dei disturbi di frequenza. Nella forza. Penso che come se avessi un piccolo colpo. Ok, questo è strano. Questo non mi è mai successo prima. Perché? Che cosa? Benissimo, attacco epilettico? Non soffro di epilessia, vai tranquillo. È che ho cercato di contattare qualcuno che avesse partecipato a questa guerra, ma purtroppo è come se fosse stato schermato. Non ti Tu avevi penso detto a Carla che potevi parlare con i morti, no? Che potevi comunicarle, no? Sì, il problema è uno solo. I morti di solito rispondono. Ma allora non puoi semplicemente chiamare, diciamo, di noi. Tipicamente però non è il contrario. Non so bene come funzioni, è una cosa che ho imparato a fare a 60 anni. In che senso? Sempre. Ragazzi, sono un elfo. Sì, non toglie comunque il fatto che sia un super vecchio. Oh, vabbè, perché ora che ne ho 275, cosa sono, una mummia? A quest'età ancora ad andare in giro. Ancora un avventuriero. Sai che molto probabilmente ce ne ho ancora un sacco di anni da vivere, vero? Purtroppo per te. Sì, lo sappiamo benissimo. Vabbè, voi avete presente qualcuno che sia stato presente in questa guerra? Gli eroi.
sai i loro nomi? Possiamo cercarli. Posso provare a connettermi con gli eroi, magari avvicinandomi alle loro statue o qualcosa del genere? Va bene, lo puoi fare. Però noti come... Okay. È come se cercassi talmente di contattare una persona viva. Ok, questo è strano. Questo è molto strano, perché quanti anni fa è successa la guerra? 500. Quindi forse mia madre era viva. Chiedo. Sì, probabile. A questo punto provo a contattare mia madre. Cioè, lei di solito risponde. Tua madre risponde, sì. Questo è bello, magari io... Vedete? Stessa roba. Cappotto gli occhi. Oh! E inizio a parlare completamente da solo. Mamma, per caso... Tu hai presente qualcosa sulle armi leggendarie degli eroi? Quelle della guerra? Sì, il fatto che fossero loro stati riusciti a sconfiggere la piaga. Sì, poi ci fu per un certo periodo certe leggende su come dicevano che poteri avevano le armi, ma non si sa se siano vere. E tu hai visto cosa facevano questi eroi? No, letteralmente quasi nessuno li ha visti veramente. O se li ha visti, li ha visti da lontano. Oh. Poi, quindi te non eri direttamente sul luogo dove no. È accaduto tutto? No, no. Ok. Basta. E... Cazzo dico... Sai di che potere si narrava? Allora, il forgiami... aspetta, come si chiamava? Il manetello scaldato? Fate Forger. Si dice che avesse la possibilità di cambiare il destino e cose simili. Belkar che avesse... conoscenza tutta sua e avesse fosse in verità un demone ricarnato, una roba del genere. Runecaver con la conoscenza di tutte le rune al suo interno e poterle scriverle, usarle come armi. Poi la Jelly Cliff credo potesse dare della protezione in più all'utilizzatore. L'ultima, la quinta, non si è mai saputo. Domanda, cosa ha detto che fa la Jellyf, l'Angelic cosa? Protegge. E te non lo sai. Ti protegge. Ah sì, fino a fuori game. Fuori game non chiedere, chiedi meno cose possibili fuori game. Ok, ok. Grazie mamma. Non sei di che, ricordati di mangiare, ricordati di mangiare bene. Sì. Risalutami Marco se chiedi ancora scusa da parte mia. Sì, sì. E sparisce. Perfetto. Ho delle informazioni, ragazzi. Vada. Allora. Da quale vogliamo iniziare? Scegli tu. Perfetto. L'arpa o lo strumento comunque musicale sostanzialmente dovrebbe proteggere l'utilizzatore. Ok. Mentre il Fate Forger, quindi il martello, diciamo che non ho ben capito, però dovrebbe avere l'abilità di riforgiare il destino. Anche se non so bene cosa voglia dire. Cambiare il corso degli eventi, fai vedere come andrà a finire. Il fatto è il destino è come gli eventi andranno a finire, no? Il destino, quindi se cambia il destino cambia il futuro. È una cosa molto strana.
Beh, non so se ti rendi conto di quello che... Perché mi si è accesa Alexa? È il potere della quinta arma, ti accende Alexa. Sì, accende Alexa. Beh, è un discorso un po' troppo filosofico per essere affrontato in questo momento, quello del destino. Filosofico è più in interessi su cosa realmente nella fattispecie faccia quell'arma. Sì, ma non l'ho capito neanch'io. Non... Oh. Vediamo di cercare di capire andando avanti, ok? Non è facile. Magari colpisce tanto, tanto forte. Può essere. Non ammazzate, però. Strano. Credo che sia più un qualcosa di metaforico, ma non ne ho idea. Poi ci sono i pugnali, che semplicemente ti danno poteri runici, o meglio, tutti i poteri runici, e l'ascia, a quanto pare, è un demone. Cioè? Cioè, quell'ascia è viva. Parla? Non so se parla, ma molto probabilmente ucciderà qualcuno. Da sola. È un'ascia, è quello che è quello proprio costruita, mi sembra, non mi sembra così strano che ammazzi qualcuno. Infatti sì, ma non strano, mi sembra diversa dalle altre asce. Sì, ma se la tua ascia si muove senza che te la tocchi è un po' strano. Vabbè, ma come fa a muoversi? Mica c'ha le gambe, un'ascia. Beh, ha detto che è un demone ha le gambe. Sì, ma quella di quell'ascia non... le gambe. Però è strano. Cioè, non ha le gambe? È un ascia senziente, ragazzi. È un demone sotto forma di ascia. Dopo 500 anni, se quello non è ancora risultato un pericolo, nonostante sia un demone, vuol dire che evidentemente o hanno qualche misura di sicurezza, o magari non è che non può darsi in giro liberamente. No. O magari sta dormendo. È un demone. Io quando sento dire queste cose, vedi che sbianco ancora più di quanto io non sia pallido. Faccio, ragazzi... Sì. Vi ricordo cosa è successo ieri? Se qualcuno dovesse prendere quell'ascia, hai ragione, scusa. Vi ricordo quello che è successo oggi con il bullet? Ecco, io ho paura che qualcuno possa voler risvegliare quell'ascia e fare un casino della Madonna. Potrebbe, dall'altro lato, però, può anche essere solo un terrorista. Cioè, sarebbe più altro cercare di capire. Dove, come, cosa è successo dal punto di vista del bullet, perché non è l'unica cosa pericolosa. Cioè, metti caso e arma che ti forgia il fato, cioè per vedere un fatto dove se forgia il fatto, io forgio un fatto che fa in modo che il regno venga totalmente obliterato dalla faccia della terra, potrei benissimo fare quello. Okay. Ma a che scopo? A che scopo risvegliare un demone? Potere. Mentre... Anche solo poter cambiare il fatto. Mentre state chiacchierando voi, vedete qualcuno vestito molto elegantemente, con praticamente un plico di fogli, cioè quelli della tenere i documenti. Una cartella abbastanza anche spessa di fogli, con anche nell'altra mano un sacchetto di monete, anche abbastanza bello pieno, andare dentro la gilda. Andiamo alla gilda, che dite? Capite da come è vestito che non è una persona qualunque, è un tizio che c'ha i soldi. Dreste fu probabilmente, ve lo dico, era abbastanza facile da comprendere, probabilmente è uno della servitù reale, comunque qualcuno molto in alto. Non mi interessa, se potessi forse andare a controllare, una buona idea magari per cercare di capire se qualcuno sa qualcosa riguardo a quello in piazza. Sì, potrebbe non essere una cattiva idea. Ok, molto disinteressato. Vedete, entrando nella gilda, notate
magia abbastanza carina, abbastanza semplice. C'è praticamente molti degli avventurieri che avete visto anche prima, più qualcun altro, star lì a vari tavoli a chiacchierare tra di loro. Poi c'è il signor Otto che sta dal capo della gilda a parlare. Praticamente da questo plico di fogli dà delle monete, lo inizia a controllare, fa un cenno con la testa, prende, mette da parte, prende un foglio da quelli, le monete anche quelle le mette da parte, zitte, anche non chiusa abbastanza la porta, di chiude, metterle via, e appizza sulla bacheca un paio di fogli. Dopo torno dentro il balcone, il tizio stringe la mano, il tizio nobile se ne va, e gli avventurini si iniziano a... la maggior parte si inizia ad aggrumare di intorno. Direi che ci aggrumiamo anche noi, no? Io mi avvicino lentamente al tizio e provo a dare una lettura ai fogli che ha consegnato, sta mettendo via, senza, cioè cercando di non farmi notare. Vabbè, in verità i fogli sono appesi anche, quindi capisci. Ah, okay. Quelli altri che ha consegnato sono praticamente scartoffie burocratiche varie. Ok, quindi niente che mi interessi. Sì. Ok. C'è molto di utile. Sulla bacchetta che ci sono questi fogli. Per chi vuole leggerle, c'è scritto qui Re Aligard. Con questa direttiva sto cercando 5 avventurieri per poter investigare sull'attacco che è stato fatto dal, come si chiama quell'affare? Quell'affare lì, in centro città, nella piazza. Sì. Ok. Vabbè, finisci. Per coloro, il 4, indica i vostri nomi. Anzi no, perché mai, indica tu i vostri nomi. Un attimo. Sono in live. Aspetta, che devo mutarmi. Eccomi, anche in live. Allora, dove ero rimasto? Sì. Tu dire il ban della cosa. Praticamente dice che voi, se volete partecipare a questa cosa qui, avrete un posto preferenziale, avete poi la possibilità di scegliere un quinto a vostra scelta. Opa. Direi intanto di andare, ragazzi, che ne dite? Credo di sì. Stacco via il
il manifesto in quel momento là, perché tanto ci siamo presi l'incarico, no? Ce ne sono più di uno, cioè quindi tac 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 tipo boom, qui un coltello, no, più che mai per in modo che anche se, uno se ne prende, non devo ristampare un altro per metterlo su, così anche chiaro. Quel gruppetto di umani, ad esempio, c'è quel gruppetto di umani che legge, ah, oh, sì, facciamolo, appena legge bullet, ok, no, lo rimetto, vedete che lo rimettono a posto con la puntina. Accendiamo bene. Poi è il casting, quello lì in piedi. Quindi vado, vedo il coso, penso che a meno che nessun altro gli venga in mente la geniale idea di andare, non avete interesse in questa cosa, no? Mm? Nell'andare a continuare a cercare di capirci qualcosa sulla storia dell'attentato del bullet. Io vorrei fare la missione, cioè io più grande. Beh, ovvio, voglio comparire nel giornale io. Ma io non ti tengo così tanto. Perché te non vorresti? No, sono una persona che ci stai più tranquilla. Vabbè, sarà. Saggio parole, fratello. La bulletta, a quanto pare, ho scoperto. Sono su D&D Beyond per capire come cazzo si chiamasse. La bestia, le merda. Comunque, io esco. Esco per il mio video. Ok. Inizia a uscire. Varia gente. La gente vi guarda abbastanza, soprattutto il gruppetto di umani vi guarda abbastanza sbalordita, quindi che praticamente non tanto le descrizioni o niente, ma vedete comunque sono stupiditi che voi state andando a fare quella cosa lì. Quindi andate tutti a chiedere la missione? Sì, sì, penso di sì. Vi rispediscono praticamente in una zona nella libreria della città, la libreria nobile della città, che è questa struttura qua in alto, la zona nobile, quindi quella dove c'è il castello, tra virgolette, la struttura enorme in rosso. Questa qua la cattedrale, è la libreria. Non la vedo, dove? Questa? Anche quella. Questa qua. Quella a fianco. Okay, non è in rosso, mi sa, eh. No, vicino, nella zona dove c'è l'enorme struttura in rosso. Okay. Ah, tipo la chiesa. Sì. Che in verità dovrebbe essere la cosa del il castello, vabbè. È venuto tipo chiesa, perché era fuori da quella chiesa. Non ho trovato un castello, non c'avevo tempo. Ci sta però sto aspetto, molto... È una bella architettura, in realtà. Vabbè. Andate nella libreria, siete praticamente solo voi quattro, non si è presentato nessun altro. Oh beh, per ora trovate di nuovo, aspetta che vado dall'altra parte, la apro in faccia di nuovo, okay. Il lupo, no,
E dopo stava in locanda. Cioè, Ah, ok. in locanda in Zirda. Trovate di nuovo Cortus Pentagon. No, entrare. L'hanno incaricata oppure inevitabilmente ci dovremo collaborare per le indagini. Sì, siete voi, sì, ok. Uno, due, tre. Ah, vi manca un quinto. Quanto pare. Non ne abbiamo uno. Qualcuno qua agli altri. Avete in mente qualcuno che potrebbe essere, non lo so, degno di accompagnarci, reputate buon accompagnatore? Qualcuno magari del track l'abbiamo visto prima, direi. Beh, non lo so, io a me piaceva molto l'androide di prima. Cortius vi dice: beh, se vi conviene scegliere qualcuno che piuttosto dovete dover aspettare che arrivi qualcun altro a cercare, a prendere il posto, che magari vi trovate qualche persona non proprio adatta. Gentile. Ma se io e Lupo l'avevo visto nella locanda. Sì, nella Gilda. Avete visto tutti e tre nella Gilda? Di quei Era tre? grande. Grande fisicamente. Sì, era abbastanza fisicato. Beh, prima ho visto un lupo abbastanza possente, potremmo Vabbè, chiamare, ve lo diciamo, tipo. dico off game letteralmente, questa è l'opzione. Se scegliete ok, no, non scegliete, prendiamo nessuno di quei tre, vi trovate un giocatore. Ah. Quindi cercherò la quinta persona. Se scegliete uno di quei tre, non cerco la quinta persona e vi prendete un NPC. Boh, il lupo era abbastanza figo. Il soldato pure, però un druide, i druidi non piacciono. Come fai a sapere che è druido, però? E lo diceva per proteggere la natura, perché cazzo è per Ah, quello. è un'armatura quel il lupo. No, il lupo no. No? Il lupo è lupo, cioè lui è un lupo. Sono ovunque le immagini, eh. Infatti, mi Dicevo. sembrava che avesse degli spallacci, vedevo. Allora lui probabilmente va un paladino oppure un cavaliere, non. Un video dei Power Wolf. Sei un lupo paladino, palesemente. Sarebbe bellissimo, ma vabbè. Copyrightano malissimo se mettiamo Sì. una cazzo. Adesso però da scegliere, prendiamo degli NPC oppure aspettiamo un giocatore? Onestamente, quel gruppo mi sembrava. Io cerco di ruolare, ragazzi, però dai. Sì, ok, magari ruolate adesso. Quello. È interessante. Sì, magari un lupo, scusami, hai detto? Trovo un lupo di là. Sì, quel tizio con cui ho provato a parlare. Onestamente non mi sembrano né troppo accoglienti né, diciamo, particolarmente disposti ad aiutarci. Dice, la gente è comunque interessata alla fine a aiutarci. Ci stiamo aiutando a vicenda solo perché a tutti quanti interessa la stessa cosa. Perché non accettare anche allora il loro aiuto, visto che comunque io sto accettando il vostro esattamente per lo stesso motivo per cui potremmo accettare il loro, per cui voi o noi potremmo accettare il loro. Sì, più che altro il fatto è uno solo. Abbiamo bisogno di fiducia. Con te abbiamo già combattuto. Perché vuol dire o vita o morte, potevo. Potevi scappare. Dipende, quella bestia mi avrebbe acciuffato prima di anche solo pregare di fuggire Non nel credo. squalo di terra. È uno squalo Beh. di terra, tendenzialmente. Non fossi stato da solo, non sarebbe andata così bene. Se Ci sta poco a dire. comunque corto, se si dice. Beh, comunque se non scegliete nessuno, purtroppo uno dei primi che capita ve lo fideremo. No, A me indubbiamente potrebbe essere vi conviene cioè.
Mi conviene cercarvelo da voi, almeno potete fare già delle domande prima. Se ritieni che non possono avere la nostra fiducia, ok, va bene, ma non so effettivamente come siamo potuti dimostrare a vicenda la reciproca fiducia effettivamente, anche perché, come dire, comunque cosa che mi è stendere una bestia gigante, quindi non lo so. Io a sto punto, se proprio volete andare a prendere qualcuno, andate a raccattare dalla Gilda, mentre io sto qui a continuare da un'occhiata alla biblioteca e a che cosa avrebbe avuto. Una cosa, il bambino non lo prendiamo però, eh. Questo la voglio dire. Non penso che fosse il piano di nessuno di noi mettere in pericolo un bambino mutante. Vabbè, il fatto che sia un mutante potrebbe paradossalmente renderlo meno in pericolo di noi, però no, no. I bambini mutanti. Non ho intenzione di portarmelo dietro, sinceramente, perché potrebbe essere più un impedimento che altro. Però l'android è interessante, quantomeno. Sì, l'android potrebbe essere interessante, ma... Ditemi voi, ragazzi. Comunque direi che eventualmente vi spostate di nuovo dalla Gilda, dalla libreria alla Gilda. Sì, io prenderei qualcuno da qui, anch'io. Secondo me l'idea è migliore. Qualcuno da quali? Aspetta, ripeti un attimo. Scusate. No, dicevo che anche secondo me era meglio prendere uno di quei tre. Io direi, per non aspettare e per sistemare la questione velocemente, o prendiamo il lupo o prendiamo il robot di cui avete parlato. Beh, allora, chi dei due? Io proporrei il lupo. Io penso che effettivamente per l'Android potrebbe essere più interessante da un certo punto di vista. Sicuramente potrebbe esserci delle varie domande su chi l'ha costruito, effettivamente. Ma è comunque un Android, è raro da vedere quanto un lupo, un lupo umanoide. In effetti sarebbe anche quello curioso, ma e al massimo scopriamo chi l'ha costruito, no? Invece con l'altro potremmo scoprire da dove viene la sua razza, se ci sono altre persone. Vabbè, che vuol dire? Non è detto che dietro la creazione sia solo scopriamo chi ha costruito, magari sappiamo anche come si fanno, eventualmente potrebbero sapere se ce ne sono altre, se c'è un modo di farli, se come vengono fatti. Provo per l'Android. E mi schiero dalla parte dell'Android. E dalla parte del lupo. Io pure, dal lupo. Allora... Oh no. Di nuovo. Again. C'è di nuovo Cortis. Beh, vi conviene andargli a parlare. Allora, facciamo così. Parliamoci, vediamo quanto sono convincenti. Noi andiamo dal lupo, voi tutti dalla robot. Ok. Andiamo da sulle spalle dell'orco e tipo gli do una pacca su dietro la spalla. Dai, andiamo. Io ti guardo male, che sono un cavallo. No, sei un aspetta, che hai detto Intox? E data la tua stazza potresti essere, perché sei molto grande. Sì, ma no. No, esatto. Io proprio li guardo. Occhio a farti cavalcare da lui. Io rido. Io mi inclino per andare via.
Molto la fuck this shit, I'm out. Vado, andiamo dal lupo. Sì, non voglio essere obliterato dal barbaro. No, no, io ho riso in modo complice. Oh. Dopo mi sa che troviamo il suo cadavere in un ghetto. Ma no, perché? Dopo l'ascia. Alabarda. Colpo, ah, scusa, alabarda. Colpo d'alabarda, 20 critico, esplosione. Mia dell'elfo. Quindi allora io con quindi io e Hashtag ho detto anche Marcus beh, Marcus pardon Marcus andiamo a da. Andate dal robot voi due. Gli altri entrano dal lupo. Facciamo prima robot, dai. Dove lo troviamo il robot? È seduto a un tavolo da solo. Io mi avvicino molto tranquillamente. Io pensavo noi due andavamo dal lupo, voi due andavamo dal TV, andavamo dal robot. Cioè al contrario. E allora erano già convinto. Appunto. Ah, ok. Capisci perché volevo, dicevo quello, perché così vediamo noi e vediamo come sono, come sono quelli che noi non siamo. Effettivamente, effettivamente non hai tutti i torti, non avevo capito questa parte. È di certo allora. Intelligente, smetto di fare. Si parte comunque col robot, quindi si va sugli altri due. Ok. Io penso che entrambi ci mettiamo, tipo, ci sediamo allo stesso tavolo, con però il coboldo che lo lascio sopra le mie spalle. Mi lascio sopra le spalle, detto, no? Parli tu o parlo io? Mentre che gli sto davanti faccia a faccia al forgiato. Parliamo entrambi. Ok, però dobbiamo metterci d'accordo su cosa dire. Chiediamo qualcosa. Ok, al mio tre. Uno. Tre. Qualcosa. No, aspetta, non ho capito. Vuoi venire? A... Il robot ti sta attualmente guardando con viso spento proprio. con uno sguardo spento. Non sapete se sia la sua faccia normale o proprio vi stia giudicando malissimo. Ok. Stiamo facendo una selezione per dei pro di avventurieri che ci aiuteranno a diventare un assalto al re. Abbiamo notato lei che potrebbe essere un buon avventuriero che si potrebbe dare una mano, però ovviamente per poterla scegliere dovrà parlarci lei. Un assalto al re, sì, sarebbe una cosa davvero come si dice? Disdicevole se il re morisse. Se cercavo un termine più accurato. Ma aspetta che è crashato. Ok, posto. Sarebbe se dicevo se re morisse. Quindi cosa vi posso aiutare? Beh, parli te. Quello che sai fare, perché dovremmo scegliere te invece degli altri avventurieri. Beh, sono un protettore della natura, io. Proteggo qualsiasi cosa che sia viva. La vita è la cosa più importante da proteggere. E quindi cosa sai fare? Beh, so fare varie cose, ad esempio... Vedete che apre il palmo così. Si apre come una porticella. Ed esce questa... specie di piglia
Verdogna, questa specie di biglia verdogna con una cuticola mezza trasparente. Prendo la biglia, prendo la corda e proprio la tiene per sé. No, la porge, anzi ne crea anche una seconda. Queste Prendo la biglia, allora. Prendo la seconda. sono sfere di guarigione. Se le ingerite dovreste poter essere saziati e guarire. So fare anche tipo parla a bassa voce, lo sussurro, cioè proprio tra me e me, proprio a bassa voce. Io l'assaggio. Ma se io sono sempre in spalla all'orco, no? Il Sì. sussurro. Cioè, metto tipo la mano sopra la bocca e poi tipo il sussurro. Cioè, cosa so fare anch'io? Quindi per ora sempre meglio il lupo. Sì, concordo, concordo. Ti sente. Dica a bassa voce. Io non sto parlando a bassa voce. Ti sento. Non è abbastanza inutile che parli a bassa voce di fronte Va bene. a me. No, per dire, per quanto si legge la cosa 17, percezione passiva. Ci sarebbe un druido, anch'io c'ho 10 su cosa, su performance. Ci sono passivo, giusto un bel pelo. Beh, Beh, posso sbaglio. fare anche altro. Principalmente mi occupo di aiutare la gente a non morire, ma se bisogna mettere a terra delle persone o degli animali pericolosi, sono disposto a farlo. Non ho capito. Sa fare altre cose e poi? Se c'è da... Sono principalmente improntato sul curare i compagni, ma se c'è da far svenire, far svenire qualche nemico eventuale, sono disposto a farlo. Qualcos'altro di particolare Beh, ho la capacità di trasformarmi in una versione di dei mostri, molti dei vostri animali, una versione diversa. Non sono in grado di replicare completamente gli organismi organici di questo pianeta. te? Ok, carina come cosa. Però abbiamo già il lupo, è già sempre, right? Per quanto tempo puoi essere un animale? Potevo da Zendoschi per una quantità di tempo abbastanza ampia. Il lupo è sempre un animale, però in fin dei conti. Altre peculiarità che dovremmo sapere? Magari qualcosa che va anche di te. Beh, sicuramente se mi prendete nel vostro gruppo, sarò per la non violenza, per uccidere niente. No, vabbè, sussurra comunque. Allora, tipo, però tipo sul gli altri. No, questo qua no. Non violento, non violento. Non amiamo la violenza. Non lo dico ad esempio. Io metto le mani sul tavolo, le faremo sapere, e mi alzo e vado via, con il kobold sulle spalle. Sempre. E si passa all'altro gruppo. Andate da questo lupo lupoide, che sta praticamente sta seduto al tavolo, guardando praticamente questa collana fatta di denti, e
Sembrano soprattutto dei canini molto più allungati. Quindi delle zanne. Sì. Abbiamo notato che la folla che stavo osservando l'esposizione. Saresti? Ah, lui si sta chiedendo a lui. Sì. Mi puoi chiamare Einar? Elena, posso chiederti una cosa? Cosa vuoi chiederti? Chiedermi. Allora, hai presente che quel tizio tutto elegante ha deciso di appendere dei manifesti in questa gilda? Sì, ho Bene, visto. noi abbiamo aiutato a contribuire a, diciamo, all'abbattimento di quell'animale, di quel bullet. No, E complimenti. grazie mille. Volevamo sapere se tu avevi delle capacità particolari in modo da poterci aiutare. Io e la mia razza siamo cacciatori eccezionali. Quindi, se avete bisogno di cercare tracce, prede o cose del genere, sono adatto al compito. Dipende da cosa sapete fare voi. Non riuscirete sempre a stare a proteggervi. Quindi, se sapete difendervi anche per conto vostro, sarebbe meglio per me. Dubito che qualcuno qui abbia difficoltà a difendersi, ma Bene. metto una mano sul tavolo. Comunque, se ora dobbiamo un attimo ricongiungerci con gli altri, facciamo un attimo di briefing e al massimo ti chiamiamo. Che ne dici? Va bene. Ok. Io stavo a guardare per tutto il tempo e, come dire, avevo un attimo. Non stavo più ascoltandola quello che stavo dicendo, in quel momento mi vado, cioè mi alzo. Ok. Io lo seguo e uscita lì gli chiedo cosa ne pensa. Cioè. Non lo so, guarda, non è che mi convince di tanto. D'altronde non so nemmeno Io come. vai, vai. No, finisci, finisci. No, no, vai te, ti ho interrotto io, colpa mia. No, no, voglio sapere cosa avete detto, io non avevo da dire niente di poi tanto di più. Ma io semplicemente ti guardo, sì, più che altro capisco che lui sappia cacciare, ma penso di avere un po' più di esperienza di lui anche nei boschi. Non lo so, è un po', non lo so, preso un po' da parte, non lo so sinceramente quanta esperienza Sono tu abbia. 100 anni che vivo nei boschi. Io ti dico solo questo. 100 anni spesi nei boschi non necessariamente voglio dire una vita, soprattutto se non hai la cognizione di quanto tempo sia davvero. Nell'ottica di una persona che vive 200, sono in realtà pochissimi. Beh, metà della mia vita. Ma niente, non vivono 700 anni. Esatto. La vita Però io ne ho attuale, penso. 200. Eh sì. Ah, ok. Non cambia che potrebbe comunque avere più esperienza di te, non hai detto nulla. Quello per carità, non lo metto in dubbio, ma detto molto onestamente, non credo che possa aggiungere molto a questo gruppo. Non lo so, serve anche così sentire il parere degli altri sull'artificio di là. Sì, andiamo prima a sentire gli altri. Gli altri ci mettono giusto un po' di tempo in più perché hanno fatto più domande. Dopo un po' vi riuscite a ricongiungere.
Bene, avete scoperto qualcosa su quel golem? Diciamo allora, riesce a curare che comunque in caso cioè quella che comunque può essere un'aggiunta, ma neanche troppo grande, perché cosa che tipo mettendo tipo la mano al petto, tipo per elevarsi, per fare in più figo, ecco, riesco a fare anch'io, riesce a trasformarsi per animali per un periodo di tempo, boh, e non violento, quindi cioè, Grave, lui grave, non uccide le cose, quindi cioè, se c'è una bestia lui preferisce mandarla KO piuttosto che ucciderla, anche con il rischio che si risvegli e poi ci attacchi. grave. Beh, considerando come ho detto con il bullet, non penso che avrebbe provato quello che abbiamo fatto, ma sincera, quindi non so se vogliamo avere questo atteggiamento, e non penso che nel caso il bullet sia stato tanto sbagliato. Non so quanto lui apparebbe questo modo di fare. Anche perché, che cavolo, c'è in ballo potenzialmente la sicurezza del reame. Se qualcuno dovrà farsi del male, addirittura morire, Hai una sinceramente, creatura che ho reame. meglio una creatura del reame. Quindi secondo me, cioè, quello mio dell'orco, cioè la votazione mia dell'orco, credo si sia diventata ancora più intensa verso il. Sì, più che altro con il lupo ci abbiamo parlato, è semplicemente un cacciatore. Ma io notavo che loro erano lì da prima di noi. In che senso? Cioè, quando sono arrivato loro erano già lì che ci aspettavano. Sì. Ma vedendo quanto ci avete messo, dubito che gli avete fatto le domande giuste, sinceramente. Abbiamo dovuto chiedergli. Dovete chiedergli da dove viene, perché dovremmo uscire lui, cosa ha di speciale, quali sono le sue abilità. Gliel'abbiamo chiesto e non è stato molto convincente. Però a prescindere anche l'altro costituirebbe un problema. Sì. Punto. Il problema minore alla fine sarebbe il lupo, magari appunto cacciare, che comunque facendo conto a quello che abbiamo combattuto l'altra volta, potrebbe essere un cacciatore, un lupo, quindi cacciatore predatore, che lo sappia anche i punti deboli delle bestie. Potrebbe aiutarci a rendere, diciamo, ad abbattere queste bestie più velocemente. Comunque, mentre state parlando, sentite uno sguardo che un po' vi penetra nelle ossa da in fondo alla locanda. C'è il bambino lì seduto con un sorrisetto che ha occhi spalancati e vi guarda. Tipo... Facciamo parlare con il bambino a questo punto. Ignoratelo il bambino. Io sono tipo, mi avvicino un attimino perché mi accorgo di questa cosa. Cos'è da guardare? Siete interessanti. Cosa state facendo? Fate un gioco? Diciamo che più che un gioco è una cosa piuttosto seria. No, no, stiamo facendo un gioco. Mi chiama Chi si fa i cazzi suoi? Se vuoi puoi Oh. giocare tu. Non devi Cattiveria. essere così cattiva, sono un bambino. Zappa, No, non essere cortese, chiedi scusa. ma... dai. Come si gioca? Non l'ho mai sentito questo gioco. Ce ne siamo accorti. Scusate, è troppo chiamate, mi dispiace. Stiamo parlando dell'avventura, non è che fossi un patente che sia così maturo. Stiamo parlando di affari importanti e abbastanza personali, non credo che ti riguardino. Ah, ok. Vedete che Aspetta, praticamente. magari lui può esserci utile. Chiedi. Che ne sai? Chiedi, infatti, ti dicevo. Io vado da bambino e gli faccio. Scusa, piccolo. Sì? Ma perché giravi con quegli altri due esploratori? Non erano insieme. No, non Cioè, eravamo allora erano insieme. insieme. No, praticamente quelli che c'erano dentro la gilda siamo praticamente andati tutti insieme. Siamo andati insieme per evitare che ci rubassero roba, da quanto hanno detto loro gli altri. Una domanda, ma come sei entrato tu in quella gilda?
Beh, ne faccio parte. Sì, ma avranno degli standard, delle prove per Beh, sì, entrare se nel membro. riesci. Beh, funziona così qua. Se riesci a. Per fare mem entrare membro nella guilda ufficiale, devi fare delle missioni. Parti dal basso, poi più vai in alto, più ti metti alto in guilda. Come status. E tu quanto sei Ok. alto? Beh, ad esempio, io sono di livello 5. Si Ok. parte dall'1, si arriva fino al 20. I 20 sono quei i guerrieri leggendari, in pratica. Praticamente non se ne vede quasi nessuno, tutti muoiono prima. Io sussurro perché credo che sono ancora in spalla, no? Andiamo a chiedere anche con gli altri due loro livello. Sì, ok, a questo punto vado da uno di loro. Io vado, noi Lupo. andiamo dal robot, voi andate dal lupo l'altra volta. Lupo, vado dal lupo, allora, dal lupo. Ho sentito che qua ci sono dei livelli con cui vengono giudicate le persone. Sì. Io ti sento laggare fortissimo, uomo. Uomo, No, quale per dei me due? lui, non sta laggando lui, quindi io non credo. Ah, ok. Sta che sei testa che laggare un po'. Livelli Sì. levels are a myth. Experience is a joke with old bones. Controlled by Sapiga. Niente, continua. Ah, comunque Lupo dice, non faccio parte della guilda, sono un mercenario. Però, stando ai standard di questo posto, sarei un livello 5. Grazie per l'informazione. Invece che Ora stiamo vado dicendo. dall'alto. Ma c'eravamo già noi dal robot. Sì, sono. Da voi, cioè mi metto in mezzo, vado in un punto e poi ci ritroviamo. Ok, 7 dal roto e altri 2. Salve, signor Golem, volevamo Sono. chiedere. Non sono un golem. E come si chiama allora, buon metallo? Sono Roarsteel. Ok, signor Rostil, eravamo venuti qua per l'ultima domanda per poi vedere la selezione. Lei che livello della gilda è al momento? Attualmente sono appena iscritto alla guilda, quindi precisamente non lo so a che livello mi mettereste. Ok, comunque le volevo dire che in caso non verrà nessuno ad avvertirla in un periodo di tempo attorno a mezz'ora, un'ora, mi dispiace però significa che lei non è stato scelto per ecco, entrare nel nostro gruppo, diciamo. Ok. E poi andiamo via. Va bene, allontanate. Un robot un po' confuso. Così confuso da attaccare, da colpirsi da solo. Non così tanto confuso. Non così tanto, Chiedo però. al bambino cosa sa fare, cioè, nel modo meno pedofilo possibile, chiedo al bambino quali sono le sue capacità, cosa sa fare. Prodizze. Io so fare Io i buffa. c'ho queste come cosa, e vedi che da dietro quello che sembrava semplicemente un vestito o qualcosa del genere si rivelano essere due tentacoli e una specie di mantella organica. Ok. E cioè, nel senso, hai tentacoli, ma cosa sai fare? Ah, poi posso fare questo, vedi che la sua mano, piega la sua mano, piega le dita, e vedi iniziare un'energia nera a scaturire dalla mano e poi un raggio nero partirli. È un warlock. Tu sei fighissimo, figlio mio. Ah, grazie! Molti dicono che sono inquietante.
Io noto questo piccolo dettaglio di questo bombino che lancia gemelli arcani. Ok, forse paradossalmente è meglio tenere lui, ma io mi apparto con gli altri e dico, ok, Io forse è meglio. gli faccio, come ti chiami? Ah, sono true. Vai. Perfetto, e io intanto me lo porto via, cioè me lo porto a spasso. Ehi, dove andiamo? Andiamo a fare qualche gioco? Andiamo nella gestalta, bambino. Andiamo a vedere i miei altri amici se dicono che tu puoi se tu puoi unirti a noi. Ti avverto, è una cosa che potrebbe essere un po' rischiosa, però vuoi Ah, farlo? mi piace il rischio, è divertente. Soprattutto quando c'è la possibilità di fare del male a qualcuno. Ok, questo ha molti problemi. No, Io e te andremo un sacco d'accordo. gente, Questo viene è un no, questo è quello bambino, un malvagio. warlock con i tentacoli, può andare un sacco di roba male. No, Master. No. Devo tirare fuori il bronco. No. Go Adesso to mi sono horny ricordato. jail. Quando avrò la possibilità di fare emoticon, farò anche l'emoticon col bonk. Ce l'abbiamo già. Sì, su No. Discord, non su Twitch, però. Allora, Vabbè. comunque, visto e considerando questa cosa, una cosa che andrebbe detta è, mi apparto con gli altri e dico, quel tipo è stranissimo, Il il bambino bambino. con sé. E vabbè, anche Dico. lui c'è il bambino. Io vengo nel suo mondo. La domanda è? No. Mm? Bambini? No. È pericoloso quel bambino se sta da solo, effettivamente. Paradossalmente, poi tra l'altro potrebbe essere una buona idea, nel senso che possiamo evitare che potenzialmente diventi un mostro. Ma potrebbe ucciderci nel sonno quel bambino. Guarda che potrei Potrebbe farlo anch'io. e anch'io. Sì, certo, sì, infatti, Cavolo. è questo il motivo che non dormo. Quel bambino, tipo lo in... Proprio... Tu sei meno psicopatico rispetto a indica il bambino lui. Ti faccio ciò con la mano quando lo indichi. Intanto, quando mi dici ciò, vedi che ti metto una mano sulla spalla, mi avvicino al tuo orecchio, tu non sai niente di me, amico mio, tu non sai niente. E mi allontano. Andiamo col lupo quindi, perfetto, la giudicata, io vado per il lupo. Non è che ne vorremmo magari un po' di successo. Ragazzi, voi cosa ne dite? Lupo. Chiediamo a un giocatore, sia senza offesa, ma è una Sì, domanda in effettivamente. game out of game. Boh, io la ruolo perché comunque io la ruolo, però comunque. Nessuno di te mi convince, mi inquietano abbastanza, effettivamente. Uno Sì, il lupo. potrebbe essere. Onestamente, nessuno di tutti quanti mi convince troppo. Il bambino, ok, sì, è fighissimo, per carità, è una seppia, però è una seppia. Sì, io sono un po' preoccupato perché potrebbe diventare pericoloso e poi passare dietro non è una bella idea. È un rischio. Ragazzi, ho un'ideona. Ascoltatemi un attimo. Prendiamo tutti e tre. Li facciamo combattere dentro l'arena, chi vince viene con noi. No! Tu faresti combattere un bambino, un robot e un lupo, probabilmente un Sembra mercenario lupo? una Una partita, barzelletta. un androide, infatti, un androide, un lupo, un bambino entra in arena, chi vince vivo? Basta che non si uccide, un combattimento e senza uccidersi, non è difficile. Sinceramente sto pensando Comunque, che. sarebbe il caso di non andare a questo punto, non considerare nessuno di tre andare a vedere che cosa accattano. Tanto Sì, penso effettivamente sarebbe l'idea migliore. no, è lui. Affidiamoci al giudizio affidiamoci al giudizio di Divino. Corpus. Io rimango per Vediamo. reputare.
Letteralmente ha detto il primo che arriva lo metto dentro nel gruppo. Sì, ma se vediamo un po' chi è il primo che arriva, così ci divertiamo tutto il peggiore dei casi e Arrivare un bambino di 8 anni che se lo dà comunque. Comunque, io voglio il lupo perché siamo a Roma. comunque, magari nel mentre H è il primo che passa, effettivamente allora è così iniziare a fare le indagini per cercare di capire un po' di più del puletto e del Mentre state parlando, sentite un... Oh merda. Oh shit. Here we go again. No, mi è copiato. Adesso. Che succede? Un pum. Io esco Vare dalla locanda. un... Vedete praticamente... Metto Dov'è? un'armatura istantaneamente. Eccola. TTV. Ok. Dalla Veramente porta, veloce. non mi ricordo che Ok. direzione è questa. Mi ricordo che direzione è questa. Noi Sinistra e destra. siamo qua. Aspetta, lo traccio su in mappa così. In questa direzione qua. Vedete molto in là verso le mura un grosso fumo. E poi varie campane suonare. Io Vado verso di là, corro. io corro fortissimo. Mi viene pompatata. Se chiudo divento Monsoon of the Winds of Destruction e vado. Sì, palesemente il Basta, design è io se mi permetti, per arrivare prima chiamo un attimo lo spirito di mio fratello e con la guida degli spiriti io posso avere effettivamente un'abilità di uno Ok. spirito che chiamo, quindi vorrei prendere abilità su atletica. Io lo fai nel Ok. corso breve. Ok. E faccio un tiro. Ah no, ce l'ho già. Minchia, 20 naturale, ma come c'entra? 23. Io cerco di andare più veloce che posso verso di Sì, là. ho fatto tutta un'atletica. Direi Minchia, l'atletica sono bravissimo. che il mio. Mi sa che arrivi per primo, che non è proprio il massimo, visto che. No, mi sa che arriva a No, parate. quindi dovrei avere un più due dal momento che ho chiamato per farmi aiutare lo spirito di mio fratello. Dovresti avere Ok. meglio la competenza. La cosa di morti è la competenza, no? Nell'abilità. Ragione, proprio. Sì. Comunque partite abbastanza tutti velocemente. Faccio un paio di tiri. Anche io un attimo. Quindi, un attimo, carica roba. Come metto sempre su sopraffatto il tiro, aspetta. Non mi ricordo come si fa. Vabbè, lo vedrete, per adesso vedrete i tiri. Giustamente. Allora, uno. Un attimo di tiri. Arrivo subito. E mi serve il terzo. Ok. State correndo per andare lì e siete tutti abbastanza veloci, tranne allora, quelli in Quintox rimane un po' indietro.
Mentre Alexander stai tenendo il passo non troppo, mentre Hashtag e Refrek hanno piottato. Lottano come Sì. Faccio dei un altro tiro per lui, però. Niente, porca troia. Succeda proprio maledetta. Vabbè. Vedete, dopo te quinto, così vedi il lupo che sta correndo a quattro zampe. Allora, vedete un attimo che sta correndo un pelo come se fosse rimbambito a un certo punto, però vedi che come se cambiasse assetto a quattro zampe sempre, ma inizia a correre tra scale, muri e tutto. Vedete, a un certo punto si butta in una casa. Lo vedi che va via. Dopodiché pulita piotta anche lui, il bambino, che fa tipo Naruto Run e va. Dopo senti anche grossi rumori metallici in da dietro ed è... Vediamo. Devo controllare una roba. Arrivo subito, eh. Cinque. Devo controllare una creatura. Ma stai bello per un attimo, eh? Mi allontano un attimo. Ok. È buono così che ti trovano davanti 20 bullet e 3 leech, 7 stregoni impazziti. E È un il topo che chiedi. mio padre alla fine comprò. Sì, di base è quella. E basta. Ok. Un attimo, torniamo qui, intanto poi descrivo la cosa. E comunque anche voi altri, a un certo punto li vedete di sfuggita. Gli altri no, cioè li vedete che stanno indietro al massimo. Per il lupo lo vedete che sta piottando una merda. In verità comunque. È sgraziato come lo sta facendo. Che tipo si butta da una parte all'altra, sembra come se fosse una ciucciola impazzita. Ma che sta andando a quattro zampe sta piottando. Per dirvi, voi quanto fate di velocità? In fit. E fit 9, cioè 30, 30 Ok. fit, Lui cioè sì, 9 tem metri, 30 fit. questo stronzo sta facendo i 50. Ok, Che è velocino, devo mio. dire. Quindi sì, voi vi siete presi meglio. Ma c'è giusto un po' di... Mi si è resettata la scheda? No, ah no, ok. No, perché per un momento la scheda mi è andata completamente bianca. E Ah, ok. No, intanto mi è successo anche a me. sì, ho avuto un. Sì, ho avuto giusto un po' di cacca nel culo, come si suol dire. Come Ok, disse, appena... come Vabbè, lo dico post. anche se Quintox non ce lo dico. E dopo, dietro a Quintox, gli passa davanti un orso meccanico. Figata. Sempre a quattro zampe? Beh, sì. No, Vabbè, che ne so, magari come no. dire. Cioè. No, un orso meccanico a quattro zampe, che fa tron tron. Metallico proprio. E con del tipo una sciarpa rosso, di colore rosso. Ok. Transformers in disguise. Eh?
No, niente, sto contando la sigla dei Transformers. Arrivate al punto di esplosione, vedete che la caserma è stata data alle fiamme. Vedete, c'è parecchi, ma parecchi. Usiamo sempre questa mappa, ma parecchi. C'è Ma parecchi. una roba vecchia. Diciamo che la caserma è questa. Giusto un po' di... Questa è la caverna, no? Questa qua. Quella che sto praticamente adesso per pocciare in rosso. Ok. Ok. Un attimo che tiro fuori. Non questo mi serve, questo qua. Non prendere la statistica un attimo di questi stronzi qua. Combatte, combatte, combatte. Sì, adesso arriva subitissimo. Oh, si è tre. Fammi un attimo scrivere. Ok. Adesso voi state arrivate da qua sotto. Da in basso la mappa. Iniziate pure a mettere le vostre padine. Io cerco di aspettare che trovo. Ok, una mappa fatta per bene per far vedere anche ai spettatori. Questo lo cancella. Cancella. Se ci sono. Vediamo quanti. Un bel po'. Uno. Però se... Ok, Questi. pronti? Ah, quindi più, immagino più si sta più avanti a seconda di dove si è. No, io semplicemente sono riuscito a spawnarlo lì perché se vedo che c'è tutta sta gente, che intenzioni ci hanno? Perché Ah, beh, sì, li vedo più grazie. o meno. Vi faccio vedere le immagini intanto anche. Aspetta, fammi vedere, Beh, più che controllare. altro perché se vedo che c'hanno le spade sguainate, non è che gli vado in bocca. Sono tutte le armi sguainate, sì. Alcuni sono delle balestre anche. Ok, perfetto. Ok. Come sono vestiti? Chi cazzo sono? Oh merda. E sono, ne riconoscete soprattutto, aspetta, Marcus lo riconosce, sono Drow, Elfi Drow. Vedete che proprio io mi scazzo. Sono scazzatissimo. Vedete che tiro fuori i pugnali? Ragazzi. Memes, the DNA of the source. Scusate, dovevo dire. Vabbè, a parte che sono il mio opposto, cioè. Io sono bianco.
Albino Ariano, mentre questi qua sono. No! Mi Sono dissocio, degli non è che. scontri. Ah, no. Twitch, non mi ammazzare, non. Senti la pressione di farmi bandare al mio canale, No, non volevo sì. che lo dico volontariamente. È più forte di me. Gli altri? Allora, manca. Arriva anche il lupo. Il bimbo. È un robotorso in questa posizione qua. Il Ovso, famosissimo. Ah, quinto, sta ritornando. Il Ovso diventa un problema. Chi ha capito la cheat è molto. Come fai il combattimento? Sì. È praticamente mentre stavi correndo, ti sei visto un orso meccanico correrti a fianco. Ah, ok, ho capito. Metto qua, allora, mi ha chiesto qua, perché. Mecha Bear. Ma io non ero, aspetta, io non ero sopra l'orco. Immagino che quando avete fatto la corsa, non credo che ti abbia tenuto sulla sua schiena. Luca? Guarda, penso Ebbene, che a un certo gente, turn order. punto mi sta di fianco, non possiamo sovrapporre Dillo, le linee. ma dillo DM, dillo. Non Tiratemi so cosa. iniziativa. Qua. Oh, yeah. No, dovete tenere la iniziativa, non godere. Lo vedi Quello era un tutorial di come di how end your life. che è stato? Spari fulmine, forse è stato bello. Tac. Line Ok. Allora. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, non 9, ho trovato il numero, inizia a cagarsi sotto. almeno 12. Allora, 3, 6, 9, sono 12. Ad ogni passo, ogni parete, in ogni scalata. Quinto, cosa stai facendo? Cosa stai ascoltando, Quintox? Chiarisce, mi sa che il lupozzo mi insegna lupo. Ed è Sì. partita sta musica bestia che ce l'hanno per toppare gli oggetti e poi Insegna lupo. Madonna santa, mi ha rotto un timpano, credo che avete notato. Ma se tipo mi metto qua c'ho lo sneak attack. E io ho bisogno dello sneak attack. Sono io il ladro. Ok, Multiattacco. inizia il work. E vabbè. E ce la puoi postrare. Dai, lupo, ce la puoi fare, ce la puoi mostrare. Quintox, no. Ma senti, ti Scusa, mostra il lupo? No, no, che ce la può fare, che ce la può fare. un po' fanboy del lupo, devo dire. Un po' fanboy di questo lupo. Lascia stare, che c'è l'abilità neanche, che non è neanche usato per questo lupo qua per l'iniziativa. Ha fatto pure critico. No, no, no. Dammi fa muovere. Perché no, non vuoi stamparlo. Allora. Niente. Ah, mi ha bloccato. Ho fatto doppio click, mi ha aperto. Se vuoi stampare questa scheda. Sì. Delirio. Affanculo. Chiudi. E niente. Chiudi il programma. Comunque, voglio dire, Niente. usare una scheda semplicemente per mangiarsela quando il personaggio muore è un grandissimo flex. Ma sai una cosa? È esattamente quello che mi è successo a me. Che ho Ma iniziato la maledizione di Strahd con un personaggio e sono morto alla seconda sessione. Sì. O meglio, se cioè non è che l'ho iniziata, però vai che sono morto alla seconda sessione con cui ho giocato con quel personaggio.
per dire. Sai che è successa una cosa molto simile a me? Ma Stefa, sì, ragazzi, una campagna tranquilla. Prima sessione, oh, tutto a posto. Seconda, un'orda di 600 zombie ci rinchiude in una cucina e io vengo fatto saltare in aria. The Walking Dead, praticamente. Proprio tranquilla sta campagna. Bello. Sì, sì. In una cucina? E comunque, mo agisce il lupo. Il lupo sì, eravamo in una cucina. Sì, un attimo che Roll20 mi ha esploso tutto, dovevo risistemare tutto nella live anche. Ok. Accidenti. Altrimenti che... Ah, hai cliccato due volte. Ok, quindi vuoi stampare la scheda, giusto? Comunque ho trovato come si fa la roba del DM. Se vuoi ti faccio un attimo condividere lo schermo. No. Ok. No. Allora, aspetta che risetto anche la telecamera qui. Che stia sullo scontro. Ok. Taccio al... Vallo. Come si chiama? Quintox è sparito. Quintox è sparito? Scusate. No, ah no, c'è nel turno verde. Ok. Adesso riaprire le schede di tutti, la gente che devo utilizzare. Ah. Ok. Partiamo da lui così. E sono giocatore. Mi sta condividendo la scheda giusta. Aspettate un attimo che devo controllare Twitch. Che stia condividendo la roba giusta. Non mi sta condividendo la roba giusta. Accidentaccia lui. Quanto ha di fuoco? Quanto ha il tiro per colpire su Stones? Non è che devo controllare. Più 8. Più 7. 6. Credo più 6 perché... ha una destrezza alta, cioè beh, oddio, se ti è destrezza magari non ti ha su destrezza, no, cioè appunto sto dicendo se si basa su destrezza però tira con forza avrà comunque non so un più 6 se si basa su destrezza e su forza, se si basa su destrezza sempre un più 6 però magari avrà la costituzione alta, credo. Beh, dipende, non si sa. Vediamo, magari attacca con intelligenza e altri ci siamo sbagliati. In realtà è un barbaro artefice, dio della guerra. vabbè. Barbaro zelota, artefice, fabbro da battaglie, chierico, dominio della foggia, tutti e tre insieme. Ci sono comunque. Scusate per il disagio, ma il mio rotto. Io mi sono perso. Non è un problema. Comunque, se sto fight non si prolunga entro domani. Sì, sì, scusate, il Rottonti ha deciso di uccidere. C'è un po' di... è un problema a voi altri se rimasto. Perché non uccidiamo noi, poi... Ok. Adesso è un problema detto... se rimaniamo voi. Ho colpito. Sette. Sette su, non mi ricordo quanti. Va bene, tocca il dragonite, cioè il dragoncino. Vedete, il lupoide comunque che scatta a velocità tremenda e dà una slashata abbastanza forte al tizio. Sono tutti ma vicini. Non è un guerriero. Ah, gli ha fatto un attacco, quindi... Ah no, vero, c'è il secondo attacco. Sono incoglionito. Ecco. Senti, scusate, ho dovuto riaprire tutte le schede da zero. Non preoccuparti, Master. Siamo con te. È un lato, ma minchia. Dobbiamo andare lo stesso. Un bel crit. Credo che il coso non sopravviverà a questo attacco. Sopravvive. Il lupo. 10 danni, boh. Non è che siano tantissimi. Mi sa che magari sopravvive. Forse sopravvive. Allora, andiamo. Aspettavo di peggio. Segniamo la sua vita, quindi poi la sposterò anche negli altri. Ha fatto... Sì, l'ha ucciso. Vicini. Sono tutti vicini, sarebbe proprio l'ora di tirare qualcosa tipo una bella palla di fuoco. Ok, Coboldo, tocca a te. Chissà come mai io ho un incantesimo che mi darà una mano. Un attimo. Sarò un devasto quando toccherà loro. Tac. Sì. Tac. No. Ma il punto è proprio quello, non farei arrivare al loro turno.
Un attimo, mi aggiungo un attimo una cosa perché senso. 40 Non sarà mai feet il sono 12 metri, no? cosa? 30 feet sono 9. 40. A 40 sono 12, sì. Ok, mi metto lì, casto slow su Slow è un quadrato. lui. 1, 2, 3, Slow è su questi tipo in un'area. cubo di 40 feet, un cubo di 40 feet, e ne Fai una posso cosa. scegliere 6. Ho Fai che cubo box. già messo cubo 40 feet. Quindi tipo fai, quindi fate tipo così. Ah, ho messo 40 metri, vero? Un secondo. Traghetti tipo 40 figli, tipo una cosa così. 12 Edit. No, 12 metri. metri, cos'è? Ho messo 12 metri. Boh, comunque, alla fine, in qualche modo, metto una posizione che colpisco 6, colpisco questo e questo. Tutti questi qua, ecco. Ok, Tu faccio un improvvisi tiro qua. unico. Cosa devono fare? Avrebbe. Wisdom. In realtà sarebbe. No, cioè, perché un tiro unico è. Ha un Vabbè. limite slow, ha un limite lentezza. È 6. 6 bersagli, quindi tu quanti ne colpi? Quali targetti? Col targetto. Questi due. Lui. Quindi Lui. tiro, primo tiro Lui. salvezza, secondo tiro salvezza. Lui. 6 ne colpisco. Okay, Colpisco. questi 6 che hai Questo, immediatamente questo, davanti a te, ok. Allora, mi sa che di questo, questo, questo. fare se ti salvezza su saggezza per vedere se si vengono rallentati, è molto figo se vengono rallentati. Ne faccio. Ah, va bene, ne faccio 6, va bene. Grazie, master. 1. Passato. Ok, mi sa che uno ce la fa. Ok, Due. mi sa che è in grado. Domanda, aspettate, il tiro salvezza è 10 più spell caster e più competenza, no? 8 più la cast spell, quella roba lì, la Ah, competenza. 8, ok. I tuoi tipo 15. Sì. Passa, passa, Ma come cazzo passa. fa? Oh, Quello 1 no. almeno. Quello più in là, quello in fondo, cioè viene rallentato. Aspetta, Sai qual è che quello ha? più in, quello più in là? Quanti tiri hanno fatto? Un attimo, vedo cosa succede se non lo passa, però. No, niente, adesso non gli succede niente se non lo passa. Se non lo passa, non è tipo viene Ah, rallentato. no, Master, non è che posso rinunciare, vero? Eh no, ormai l'hai fatto. Vabbè, ottimo. Rinunci Ho dopo fallito. vedi che non fa un cazzo, eh no. No, è che non ho più cure, quindi Fallito. vabbè. Uno lo Doveva rallenta. pensare prima. Rallentato mi sa. Comunque, ha queste penalità. E qual è? Puoi mettergli tipo un segnalino. Sì. Sì, Aspetta, vedi fammelo che non è. mettere. Non è appeso dall'incantesimo. Poi sì, questo. Ah, quello lì. Bene. Ok, poi azione bonus, aspirazione bardica al lupo. Come se ne avesse bisogno con gli ultimi tiri che ha fatto. Io tipo, metto lì tipo, vai lupo, vai, vai! Ok, tocca all'elfo. Mi Quello fermo. buono. No. Allora, quello bianco, no! Quello con più diritti. No, scherzo, Switch, scherzo. Albino Ariano. Quello pulito. Quello la compro l'ana. Allora, Dai, vai. Quello aspettiamo di funzionale. diversa. Fai i tuoi danni. E mi metto alle sue spalle e Ok. faccio un attacco stealth. Hai le regole per Quindi fare. sono alle sue spalle. Beh, no. No, ma Quello, non non sai che conta. vabbè. No, aspetta. Che non sai che posizione è, magari ti sta guardando, ci stai andando di lato e allora non è alle sue spalle. Stealth ce l'hai quando o lo attacchi effettivamente, che lui in realtà tipo non lo sa effettivamente che ci sei, o che c'è un tuo compagno vicino, c'è un compagno dall'altra parte, quindi attac quando attacchi con Quindi vantaggio. non ho sneak attack, ok, a Eh posto. no. E allora vado Stealth. semplicemente di dopo. Vabbè, vai, Vai. attacca. Tin, Vado tin. semplicemente di doppia pugnalata nei reni.
Ok, la prima uno sì. piglia, la seconda no. Ah, che male. Danni. Quattro. Quattro. Che sfiga. Mi spiace Sì. per te. E vabbè. Cioè, ho fatto due al secondo tiro. Serio? Ting, grazie. Io più Succede. seguo i coltelli. Vabbè, vuol dire. Capita. Mi spiace. Ok. Te fai altro? Stecca. E non posso fare altro. Ok. Vedi questo orso che corre? Toton, toton, toton. Si mette lì davanti al coso. Fa un mezzo ruggito, eh. Look me. Allora. Ok, che devo usare sia le statistiche dell'orso. Allora, Vabbè, quindi. con le fisiche, con le mentali sono le sue. Sì, quelle fisiche. Un orso scontato usa attacco con stati mentali. Attacco psi, lo so, Dai. ma stessa volta lo cerco io, perché No, no, così mi ce l'ho sento. sotto d'occhio. Non colpisce. Colpisce. Secondo critico, tutti e due fatti dagli NPC, incredibile. Era colpa mia. Sperate che non lo facciano i nemici, gli attacchi critici. Mi sa che ne sono rimasti quanti? Tanti. Due meno comunque, uno è una Erano rallentata. 12, ne rimangono ancora 10. No, 9 contando anche lì rallentata, perché è un po' Ok, inutile adesso. 16 danni, mi sa che non ne rimane molto. Vedi che questo orso cerca di dare un morso. Vedi che a un certo punto si ferma, fa la finta col morso e tira una sleppa fortissima proprio. Questo è unconscious, però. Con una mano di ma è un orso di metallo, giusto? Sì. Una sleppa di metallo è quello che rimane. Tum. Miracolo che non l'abbia ucciso. Ma questa è più forte della padella di Pajima Bite. Sì. Vabbè, ha crittato. Ha crittato, ha fatto tanti danni per quello. Ok, tocca a Iron Man. Allora, I am Iron Ah, Man, mi e cambia parte sempre Black colpo, Iron Man sì. di Black Sabbath e parto, utilizzo azione bonus, campo difensivo, mi do un po' di PF temporanei pari al mio livello, quindi 5, con azione bonus, Ok. defensive field, e da qui ho fiancheggiamento, questa posizione? No. Non ce l'ho, che E cazzo. qua fiancheggiamento, una casella più in alto. Lo so che è lì, però non mi posso spostare più in là di lì. Non ho abbastanza movimento, però non contento però di questa situazione. Tu colpisci con. Tu lo colpisco, gli tiro due noccate con i miei guanti da box. Primo colpo, 22, penso di Passa. prenderlo. 10 Sono danni. E però, muore. ricordo, muore, seguo così. Posso provare a sto ritiro, visto che i danni da tuono è tipo un suono ad alta frequenza, lo facevo. Sì, credo E tu possa farli non letali, quindi è svenuto anche lui. da tuono, quindi ci sarebbe da discutere su sta cosa, però perché non è tipo botta, però effettivamente potrebbe starci in questo caso lui. Basta che Significa sia corpo che sì, infatti. a corpo. Tipo le magie non puoi fare che non le tagli. Non puoi farlo, questa non è una magia, Ma quindi con una freccia ti ma poi però arriviamo. non posso muovermi più ulteriormente, dicevo, sta noccata fortissima in testa. E lui. Praticamente lui Seguo. era girato verso l'elfo che ha appena tirato due pugnalate. Ah, un altro elfo, un elfo bianco. Adesso Oh, ti. para, para, Tum, flop. para, 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 para. E Che non tocca a ha. loro. Sì, un attimo, mi stanno chiamando. Ok. Ok, no. Forse l'arma. Ok. No. Ma cosa fa? Smettete di No. fare tracce in giro per la mappa? O ci ammazzano, mi sa. Uno. Ah no, Ok, non allora tutti proprio quanti fuori così. delle balestre. Clic, 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 Sì, mi clic, e lo fai ammazzano. ad esecuzione. Io sono morto.
Oddio, oh no. Oh shit. Sono dei ladri. Sono dei troll normalissimi. Lui ha velocità dimezzata, perché... Ah, vero, quindi fa quanto? Soltanto? Allora, aspetta. Poi vediamo... quindi metri. Fa tipo 4 metri e mezzo, cosa così. Dipende da quanto avrei di velocità, perché sennò potrebbe essere tipo a 15 metri e poi aggiungerlo un tipo. No. Quanto ha? 9? Eh sì. E allora tipo, si può spostare fino a qua e basta. Lo sposta qua. Se una distanza la potrebbe utilizzare. Volendo. Tira fuori una balestra. Ah, no. E allora, quattro faranno tiri contro con balestre, altri faranno tiri normali con le spade. Mm. Allora, i primi due sul robottone. Ah, ok. Vantaggio. Lì eccomi, chiedo. Okay. Au. Mi si sono messe le cuffie, fantastico. Ah, ha fatto un critico. Non è ha fatto, allora è un 17 più 4. Ma che carità, no, mi sa che ha tirato due volte il danno. Come non detto, scusate. Perché poi se no fa tipo 5 più 3. Ha fatto 8 danni. Zazza. Allora, gli hanno fatto 7 danni. 3 più 5. Poi metterà la vita lui. Non è... Vabbè. Infatti. Ok. Boh, magari, non sta, magari non sta facendo... Ma si può togliere a resistenza qualcosa. Oh, cazzo. La Madonna, calma! Quanti giri sta facendo quel triangolo? 3333 poi una persona tira una spadata all'altro elfo. Qua c'è una guerra. Basta! Tra qua c'è una guerra tra elfi. Marcus, 18 entra 5 danni. Poi tocca a Coboldo. C'è diventato Mario. Sì, mamma mia, Marcello. Allora, mamma, mi sento Mario. 3. Al secondo attacco ti faccio Silvery Barbs, quindi me lo tira normale senza vantaggio. Ok, e più mi do vantaggio. Ti colpisce? Io ho 3 vite. Allora, mi sa che ti colpisce lo stesso. E c'è l'armatura di cuoio. Ma manco l'armatura del cuoio. Sei un padre, devi stare nelle zombie. Non sei buono per fare queste cose. No, ma volendo, cioè, io metto di comprarmi qualcos'altro. L'armatura un po' più pesante, ecco. Ok, poi sì. Iniziano a sparare un po', a un po' di gente. Un primo proiettile va al robot. Sono guarda, 4 a 4 persone vanno. Il primo proiettile è al robot. Minchia. Il problema è che non è niente sminchiato il coso, non vedo più i tiri. Ho fatto 22. Credo che entri. Infatti, cioè... Non sono sicuro. Ah, bello. Mi sa che fa tipo 8 danni. Tira. Questo. Credo, oddio, che sì. Credo che non valga una minchia il veleno. Vabbè. Dipende, il vantaggio. È un robot, non credo. I favori del veleno. Però ha fatto questa cosa con vantaggio, con l'estate della creatura e... Basta, ci siamo. O meglio, dipende, la creatura si prende l'estate del forgiato oppure c'è le caratteristiche del forgiato o no? Le prende, cioè, i privilegi di classe come quelli della... Ah, ok, le prende 8 più 7 fa a vantaggio. E la Madonna, che tiro salvezza del Cristo c'ha su Costituzione. 8 più 7, aspetta che un attimo devo calcolare. 8 più 7 15. Fatto 15, tiro. Master. Hai tirato e hai fatto 15 oppure ha... Se 8 più 7 fa 15. Ok, un attimo che no, devo tirare per il tizio, un attimo, fermo. Allora,
facciamo con vantaggio, quindi 2 di 20 tiro e poi ci aggiungo perché così ti tiene quello più alto. Ok, no, il problema è che sto 18, quindi passo. 18 mi sa che basta. Anche 16 credo. So, ok, altro elfo, cercano di frecciarlo. Così è che lo colpiscono. 6 danni. Si è preso un bel po' di danni comunque. Si è preso quanto? 14 e 8. 14 più 8, 20. 28, 16, 22 danni in totale. Eh beh, cavoli, 22 danni. Vabbè, non è che sono così tanti. Quanta vita hai, Orto, Luca? Come? Quanta vita hai tu? C'ho per ora 48. Ci sta, eh. Okay. In totale c'ho 50. Comunque, stack, tiro salvezza. Costituzione CD 13. Vedi che alla fine era giusto il mio cerchio. Costituzione non è il lato. Passi, okay. Lato. 16. Tranquillo. Passo, okay, quanti danni ho preso di base? 6. Ok. Tizio in armatura. Sette danni. A chi? Ah, a me? Sì. Mi prende. Sette danni, ok. E tiro salvezza, no? Facendo sidero, madonna. Okay, sette danni, ma lo faccio con vantaggio perché io di razza ho vantaggio contro il veleno. Vada. C'è vantaggio contro il veleno. Ok, oh, 18. Tranquillo. È l'ultimo dardo inesperato, non verso il coboldo come tutti si aspettavano, ma verso il lupo. Che colpisce. 8 danni. È molto, non lo so, come dire. Costituzione. Dov'è? Poi 60 feet sono 18 metri, no? Sì, sono abbastanza cazzuti come, come dici. Ok. 8 danni, cavoli. Tocca al bimbo. Bimbo Gigi. Bimbo. Bimbo, bimbo Bengis. Il bimbo spara una granata. Boom, boom, boom. Mazza. Vediamo se può sparare la granata. Eldritch Grenade. Anche tra un po' devo andare. Sì, ok, faccio l'ultimo giro. Facciamo attaccare anche l'orco e poi posso staccare. Terminiamo il fight e... Non so come attacco. Cosa? Terminiamo il fight? No, aspetta. E quanto ha di contatti io per colpire? Carisma, competenza? Sì. Sì. Non mi ricordo, non gioco da un troppo... Un war. 16, wisdom, sì. No, è carisma il warlock. Warlock e carisma. Guardiamo contro il carisma suo. Basta con le forme geometriche. 3, pressione... Vai. Colpisce. Ed è... Anzi, devo fare un secondo perché ce ne ha due. Sì. Più, più. Che sono un di 10 più sempre il carisma. Spara quello che c'ha più vicino a lui. Quindi un danno. E poi l'altro. Questo qua, ho detto due raggi, parte da piccoletto e lui esplode. Poverino. Beh, tanto il druido che si incazzano un poco, immagino. Porco. Il druido si uccide, bambina del bimbo. Sia la violenza sui bambini strani che hanno i tentacoli. Vabbè, se non è un umano non è tanto grave, tanto è un robot. Ma... Eh?
solo perché è una seppia. Volevo dire. È tipo un umano, tipo un ratto da laboratorio. Sì, però cioè, nel senso non è propriamente un umano. Neanche tu allora, quindi neanche tu è di lui. No, io sì che lo sono. E anche lui allora. Però tu sei io morto. Sono fatto di carne, lui no. Anche lui è fatto di carne. Cosa c'entra? No, mi sembra che sia fatto di metallo lui. Ah, il robot intendi. Ok, e l'ultimo tu. Sono di carne. Ok. Te. Ok. Io, ops, vabbè. Comunque sia, volevo fare 6 metri. Mi metto qui di fianco al coboldo. Azione bonus, vado di ira. Poi faccio reckless attack. Primo attacco lo faccio con vantaggio. Tengo quello che ho tirato per sbaglio? 12. Sì. Okay, non passa. 12. Faccio il secondo attacco. Sempre sì. Contro lo stesso, questo qua. Sì, 25 direi. 22 passa. 22. Anche 25 avvantaggio su tutti gli attacchi. Ok, ah sì, è vero. Quindi faccio 9 danni. E basta. Ah, quello lì più lontano da me. Lui. Ah, lui, ok. 9 danni. Ok, posto. E basta. La fight lo continueremo direttamente la prossima volta. No, no, no. Che sembra in vantaggio. Speriamo. Siamo in vantaggio. In verità sì. Siete abbastanza bene, lo dico. Ho calcolato, sono stupido, ho calcolato il fight per soltanto voi tre. Cioè, per soltanto voi quattro. Non ho calcolato gli altri tre stronzi, quindi... Pensare allo non lo sento. Ma che arrivano le truppe, sono tipo indietro che arrivano tutto d'un colpo. Perché arrivano i rinforzi, un altro bullet, che cazzo ne so. Un bullet? Oddio, un bullet ci potrebbe stare anche, magari sì, un'altra sì, vez. Aspetta che intanto chiudo. Grazie per chi è stato in live e ci si vede la prossima volta.